piatto. Già. Antonucci, Yuri Krizov dell'AC Deser alla Mondiale, Jackson Rodriguez dell'Androni di Qui Giovanni, William Bonnet della B-Box Bouygues Telecom, Xavier Tondo della Cervello, Leonardo Duque della Cofidis, Jan Bakelans Omega Farmalotto, Branislao Samoilau della Quickstep e Luca Mazzanti della Team Katiuscia. Il loro vantaggio 7 minuti nei confronti di un uomo solo che è riuscito ad evadere dal gruppo, si tratta di Vladimir Karpets, l'uomo di classifica del Team Katiuscia. Queste immagini sempre del 4 a frazioni così. L'unica cosa certa, lo ha detto la strada, lo hanno detto GPM di Trivigno e poi si è imboccato questa salita. Svolta a destra e comincia la salita che porterà al secondo Gran Premio della montagna di giornata, posto a quota 1608. Siamo in provincia di Sondrio, quando arriveranno al GPM mancheranno 64 km al traguardo. Una salita lunga 11 km con un dislivello di 839 metri. Mentre il gruppo, come vedete, ha appena cominciato la discesa, mangia un po' Vladimir Karpets, è l'unico momento, controlla per vedere il vantaggio che ha nei confronti del gruppo. Il perché di un attacco come questo di Vladimir Karpets? Karpets non è uno scalatore, è un corridore che patisce le pendenze del mortirolo e sta cercando di guadagnare secondi, possibilmente minuti, per poi riuscire a stare con i migliori sulla mortirolo. È una festa di tutti, la festa del ciclismo alla Prica nella tappa del mortirolo, la montagna di Marco Pantani. Ne vediamo sempre tanti, di cartelli dedicati a Marco Pantani, però mai come sul mortirolo. È la salita di Marco, è qui che scattò riuscendo a staccare Berzin e Miguel Indurain che poi rientrò salendo verso la Prica, ma proprio su questa salita Santa Cristina Marco riuscì a staccare Cacaito Rodriguez e naturalmente Miguel Indurain e vinse sul traguardo della Prica 1994. Palco del processo alla tappa con la nostra postazione con Silvio Martinello e Beppe Conti. Buon pomeriggio anche per voi, ovviamente per tutti noi è il grande giorno. Buon pomeriggio a voi, buon pomeriggio ai gentili telespettatori in ascolto. Stiamo entrati ormai nella fase calda di questa tappa, qui vediamo inquadrato proprio in questo momento il cartello di 75, dei 75 km all'arrivo. Il gruppo di testa, come avete avuto già modo di dire, si trova già sulle prime rampe della salita di Trivigno e già in questa salita vediamo che qualcuno dei fuggitivi continua a far fatica. Il passaggio qui alla Prica ci ha già fatto vedere che in gruppo c'è la Liquigas Doimo, tutti ce l'attendavamo, tutti ce l'aspettavamo, che sta tentando di lasciare l'impronta in questa tappa. Tutti schierati in avanti a tenere davanti Ivan Basso e Vincenzo Nibali, che dovranno già dalla prossima salita, credo questa sarà la tattica, tentare di sfiancare la maglia rosa Arroyo. Può essere una partita a scacchi anche una corsa del genere, con pendenze del genere. Andiamo alla postazione internet con Pietro Plastina. Buon pomeriggio a voi. Dunque, queste salite, queste scalate potranno anche essere sicuramente viste in streaming all'interno del nostro speciale girodittalia.rai.it, dal quale potete accedere per vedere sia lo streaming che partecipare al nostro blog, anche al nostro gruppo Facebook. Due domande rapide, una sulle salite e un'altra sulla discesa. Allora, in quanto tempo, mi chiedevano gli utenti, si può scalare il mortirolo e che rapporti vengono utilizzati? Mentre per quanto riguarda le discese, Andrea chiedeva qualcosa sulla notizia sulla pericolosità di una discesa. Allora, quali sono i parametri, la pendenza o i tornanti che definiscono una discesa più pericolosa di un'altra? Allora, il record del mortirolo è 43-45, lo ha stabilito Gotti. I rapporti, molti usano un 36-25, 36-27, altri hanno 39-27 come rapporto più agile. Per quanto riguarda la discesa, non sono tanto i tornanti a rendere difficile e tecnica una discesa, lì non si riescono a fare grosse differenze, è quando le curve sono cieche, quando la velocità è superiore ai 70 all'ora, quando la strada è stretta, allora in quel caso l'abilità, la capacità di disegnare le traiettorie migliori, lì si fanno le differenze. Quando poi la strada è bagnata è un problema, perché le differenze sono molto molto più alte.
Testa della corsa, questi sono i 9 uomini al comando in prima posizione, sembra il più attivo in questa fase, Francesco Failli dell'Acqua Sapone, D'Angelo Antenucci e la formazione di Stefano Garzelli, il trionfatore, il dominatore della cronoscalata Plan de Colones. Andiamo subito in corsa, Andrea De Luca, Motocronaca 1, buongiorno. Buongiorno a voi, Motocronaca pilotata da Massimo Valeri, stavate parlando di discesa, noi siamo in discesa in coda al gruppo e Massimo mi ha appena detto che abbiamo toccato i 90 all'ora, la strada è larga e l'asfalto è pressoché perfetto, mentre invece da segnalare che nel corso della salita che da Edolo ha portato a Corteno Golgi si sono staccati già i primi corridori, ho visto Seberg dell'HTC Columbia e Corti della Futon Servetto e proprio adesso il gruppo ha iniziato la salita che porta a Trevigno. Viene ripreso Carpez, dunque dietro i 9 uomini al comando, sono tutti insieme, di nuovo i migliori che hanno un ritardo di 5 minuti dalla fuga. Probabilmente Basso e Nibali stanno bene perché come è successo sullo Zoncolan è proprio nei tratti più duri della salita che c'è il forcing della Liquigas Doimo, stanno cercando di mettere in difficoltà gli avversari e adesso proprio il forcing di Valerio Agnoli. Come era stato preventivato, pronosticato da molti, la Liquigas farà corsa dura, dovrà fare corsa dura ed è quello che stiamo vedendo proprio adesso con il forcing della Liquigas Doimo subito sulle prime rampe della salita che porterà al Gran Premio della Montagna di Trivigno. La seconda motocronaca in corsa, quella a bordo della quale c'è Paolo Savoldelli. Buongiorno Paolo. Buongiorno a tutti. Allora, oggi grazie a Davide Cassani mi sono dotato di un GPS che in salita mi dà la velocità, la pendenza e vari dati sugli atleti. Ho verificato un po' dopo Corteno la velocità del gruppo tirato dalla Liquigas per far capire ai ciclomatori quando la salita era intorno al 4% salivano intorno ai 28 km orari, al 5% 26, al 6% 24. La Liquigas alla fine sul falso piano finale viaggiava 35-36 km orari, ma eravamo intorno al 2%. A voi. Beh, insomma, già questi dati, Davide, danno la agli appassionati e agli amatori interesseranno molto, però insomma danno bene l'idea. Sono fenomeni, sono corridori che percorrono 37-38 mila chilometri all'anno, sono l'elite perché in tanti provano, in pochi riescono ad arrivare tra i professionisti e fanno delle velocità che sono veramente incredibili. Io che sono stato un corridore, ho corso tanti anni, adesso vado più o meno la metà rispetto a quello che facevo 15 anni fa. E adesso al comando Failli, un corridore toscano, l'unica corsa che ha vinto tra i professionisti, una tappa alla settimana lombarda a Bergamo. E a proposito di Bergamo, quest'anno il Giro non arriva, ma gli amici di Titta Pasinetti ci sono sempre. Vorrei ricordare questo grande giornalista scomparso alcuni anni fa, un amico, una grande giornalista. Quest'anno non c'è il premio intitolato alla memoria di Pasinetti, ma la memoria è sempre viva. Hanno perso contatto dalla fuga che era al comando di questa tappa Krizov, Bonnet, Tondo e Mazzanti. Intanto da segnalare anche un ritiro ed è quello di Seberg dell'HTC Columbia, mentre stamani non hanno preso il via tre velocisti che erano stati protagonisti della tappa di ieri. La protagonista indiscusso, vale a dire il vincitore di quella frazione che si è chiusa a Brescia, André Greipel, hanno abbandonato il giro anche Danilo Ondo e Julian Dean. 4:34 il ritardo intanto del gruppo Magliarosa. Questa è la salita che porta verso Trivigno, una salita come detto di 11 km con una pendenza media del 7,6%, una pendenza massima del 14%. Dopo i primi 6 km ci sono 200 metri in discesa, si arriva ad un bivio, a destra si torna all'aprica come nel 94, a sinistra tratto di salita inedito verso Trivigno. I primi 7 km sono davvero tosti, selettivi, pendenze che arrivano anche al 10%, gli ultimi 4 km invece sono i più facili, i più pedalabili. Attenzione, lo abbiamo detto anche ieri, la discesa è ripida, tornanti, una discesa molto tecnica. Su Rai 3 adesso ci interrompiamo per qualche minuto per il notiziario LIS, la lingua italiana dei segni, ma continuiamo su Rai Sport 1.
anche con il gruppo Maglia Rosa, con tutti i migliori, con tutti gli uomini di classifica sulla salita di Santa Cristina al Berzo Gran Premio della Montagna di Trivigno. Un lungo lavoro ai fianchi in attesa magari di mettere a segno il colpo del KO, come era stato per esempio nella tappa dello Zoncolan per Ivan Basso e la sua squadra, Davide. Sì, quando c'è la salita dura c'è il forcing della liquida, sei qui che puoi far stancare gli avversari, ed è quello che sta cercando di fare Basso e compagnia. Per il momento la maglia rosa e tutti gli uomini di classifica naturalmente sono lì nelle prime posizioni, ma la fatica di questa salita si ripercuoterà soprattutto sulla Mortirolo e anche sull'ultimo passaggio salendo verso la Pricca. Quanto ti sorprende il fatto che abbia perso contatto rispetto alla testa della corsa Xavier Tondo? Mi sorprende fino ad un certo punto. Brillantissimo nella prima parte di questo giro, fu lui ad arrivare terzo sul Terminillo scattando a 2 chilometri dall'arrivo, non ha più fatto vedere grandi cose, anzi sembrava l'outsider in grado di fare molto bene in questo giro. La pressione, il recupero che non c'è stato, sta di fatto che anche oggi, nonostante fosse presente nella fuga iniziale, si è fatto staccare già da 3 o 4 corridori. C'è lo scatto di Garzelli adesso in testa al gruppo, c'era stato in precedenza, lo avevamo visto, il forcing del suo compagno di squadra Francesco Failli, ci si poteva anche attendere un tentativo di Stefano Garzelli. Ha lasciato comunque il segno sul Giro d'Italia Garzelli, conquistando una delle tappe più prestigiose, la cronoscalata di Plan de Coronas, dopo che era stato un dramma per lui sul Monte Grappa e il giorno successivo sullo Zoncolan. Adesso Stefano Garzelli di nuovo là davanti. Un peccato per lui la crisi della grappa, quel giorno ha perso una ventina di minuti, quando si è accorto che non poteva stare con i migliori ha cercato di recuperare il più possibile ed è uscito di classifica. Una cronoscalata straordinaria, beh, non dimentichiamoci che nel 2004 lui in una tappa con l'arrivo sulla Presolana con il Mortirolo riuscì a vincere. E qua ci cerca chiaramente un'impresa Stefano Garzelli. Mancano 72 chilometri al traguardo con il Mortirolo, con le discese che sono davvero molto impegnative, con questo strappo finale di Corteno Golgi. Sulla carta è meno forte di Basso ed Evans su una salita di Mortirolo, non è Margasso perché fuori, non lo rincorrono gli uomini di classifica, cerca di guadagnare qui qualche secondo, lui è molto bravo anche in discesa. E se riuscisse a cominciare il Mortirolo con un paio di minuti, a quel punto per lui la possibilità di vincere la tappa, ed è il suo obiettivo. Fuori classifica Stefano Garzelli, che ha un ritardo di 34 minuti e 32 secondi da David Arroyo. La maglia bianca di Ricci Porta, abbiamo visto le due posizioni del gruppo Maglia Rosa insieme appunto ad Arroyo, Carlo Sastre e a tutti gli altri migliori, Cadel Evans, Ivan Basso e Vincenzo Nibali. Il ruolo di Michele Scarponi in una tappa così. Non ha nulla da perdere, non è riuscito a vincere nessuna tappa, vuol far classifica, sogna di salire sul podio, cercherà di stare con i migliori sulla Mortirolo, non è un discesista, quindi non credo che possa tentare un attacco su questa discesa. Ha la possibilità però di risalire in classifica. Di nuovo in diretta anche su Rai 3, 19esima tappa della Scià Aprica e la tappa del Mortirolo. Sono 4 al comando, Samuilao, Failli, Rodriguez e Duque. Qua inquadrato Stefano Garzelli, che adesso ha meno di 4 minuti dai 4 uomini. Torniamo in corsa da Paolo Savoldelli, Mortirolo 2. Un sacco di atleti stanno perdendo contatto, tra cui 4 uomini della liquida che hanno svolto il loro lavoro sulla Prica e adesso cercano di continuare a regolare. Anche Gilberto ha perso il contatto, il gruppo è lunghissimo e non è stato da molte unità. A voi. Stefano Garzelli, il trionfatore di Plan de Coron, protagonista anche oggi, almeno in questa fase, eccolo qua inquadrato. Ma stamani cosa aveva detto alla partenza? Andiamolo ad ascoltare al microfono di Fabrizio Piacenza. Grandissimo ospite Stefano Garzelli, straordinario protagonista su Plan de Coronas, ma non è detta ancora l'ultima, qualche soddisfazione potresti ancora togliertela. Sì, speriamo, senza dubbio abbiamo 2 tappe in cui se uno ha voglia, soprattutto anche gambe, che è quello che un po' conta, poi puoi far bene.
È complicato, comunque la corsa è ancora molto aperta, quindi anche in caso di checar fuga non è semplice, però senza dubbio ci proviamo. L'importante oggi è già comunque partire col sole, poi dopo quello che troveremo dopo vedremo, però già questo dà uno stimolo ancora in più. Santa Cristina è stata Gran Premio della Montagna per tre volte, nel 91, nel 94, nel 99, ma ricordiamo che gli ultimi 3 chilometri di questa salita, quelli che porteranno al Gran Premio della Montagna di Trivigno, sono inediti. Mai fatti, una salita abbastanza pedalabile, più dolce la pendenza rispetto a questi primi 7 chilometri ed è naturalmente inedita anche la discesa che porta poi all'imbocco del Mortirolo. Si vede che Stefano Garzelli è fuori classifica a 34 minuti e mezzo dalla maglia rosa di David Arroyo, perché infatti là davanti in testa al gruppo con il leader della classifica generale, beh, non è che sia cambiata molto né la situazione né il ritmo. Infatti Garzelli ha già guadagnato 30 secondi di margine nei confronti del gruppo con tutti i migliori. L'altra moto, quella di Andrea De Luca, a te. Sulla salita di Trevigno un gruppo di una novantina di corridori si è subito staccato dal gruppo dei migliori e stanno salendo con il loro passo. La domanda per Davide Cassani allora è: il tempo massimo oggi come si calcolerà e che tempo dovranno fare dai primi per rimanere in corsa questi corridori? Non ci siano problemi di tempo massimo, perché ci sono stati 115 sceneggianti, non c'è stata una fuga nei primi chilometri come nella tappa dell'Aquila. Adesso vado da Cervelo, dovrebbe essere, adesso controllo, dovrebbe essere il 10% rispetto al tempo del vincitore. C'è stato un tentativo di allungo intanto in testa al gruppo con al plotoncino dei battistrada con Samoilau, è andato subito a chiudere su di lui Duque, poi alle sue spalle Failli, che adesso è in terza posizione. Sulla sinistra in alto i quattro di strada, sulla destra c'è Stefano Garzelli che è riuscito ad evadere da solo dal gruppo che nella inquadratura adesso è sotto sempre il gruppo con tirato dagli uomini del Pigas 2. Andiamo in zona delle ammiraglie con Andrea De Luca. Esatto, perché abbiamo raggiunto l'ammiraglia della Cervelo, avete a lungo parlato di Carlo Sastra, ma anche di Tondo, e allora oggi può essere il giorno per Carlo Sastra e poi c'è anche Tondo nelle prime posizioni. Sì, vedremo, no? L'Ikiga è una squadra molto forte, adesso sono loro e stanno facendo la differenza, quello vuol dire che Vasso e Nibali si trovano bene, ora ha una tappa veramente dura alla fine. Come sta la schiena di Carlo Sastra? Lui ha avuto problemi nei primi giorni. Qua sta meglio, ha sofferto soprattutto i primi giorni, adesso va meglio e oggi vedremo se la conferma definitiva. Ci sarà un'alleanza tra voi e Kes de Parnia di Arroyo? Noi dobbiamo fare la nostra forza e guardare per noi. Grazie a Sansa, a voi la linea. Ho controllato il regolamento, non il 10%, ma oggi essendo tappa di alta montagna è il 15% in più del tempo impiegato dal vincitore. Poco fa abbiamo visto anche uno scatto di Carpez che aveva guadagnato una trentina di secondi rispetto al gruppo, poi è stato ripreso da tutti i migliori. Andiamo da Paolo Savoldelli. Sì, Carpez ha pagato lo sforzo perché ha perso il contatto da un chilometro insieme a Gerdeman, Pozzato è a 100 metri dal gruppetto dei primi, sempre tirato dalla Lichtenstein. Ho guardato un po' gli atleti davanti, a me mi sembra di vederlo faticare, a voi. E vedremo dunque che giornata sarà, che giornata potrà essere anche per Damiano Cunego, mentre adesso con le immagini siamo tornati su Stefano Garzelli che da solo è all'inseguimento dei battistrada, ricordiamoli sono Failli, Samoilau, Duque e Rodriguez. La tappa del Mortirolo, storia giovane ciclisticamente parlando, quella del Mortirolo che è stato affrontato per la prima volta, tra l'altro neanche dal versante che affronteranno oggi i corridori, quello da Mazzen Valtellina, solo nel 1990. Si parla di storia e chiaramente bisogna chiamare in causa Beppe Conti, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a tutti voi, sì, e tra l'altro è tempo di celebrazioni anche in quel senso, perché sono 20 anni
che è stato scoperto il Mortirolo. Quella volta fu una tragicomica discesa a renderlo celebre più della salita, perché Leonardo Sierra, tutto solo al comando, una scoperta di Gianni Savio, Leonardo Sierra cadde ripetutamente in discesa, veniva affrontato dal versante contrario rispetto a quello classico, il Mortirolo, e vinse comunque alla Prica, poi quella volta di Chioccioli nel 91, ma se parli di Mortirolo parli di Pantani, parli della nascita di Pantani 1994, quel giorno veramente l'Italia scoprì un nuovo fenomeno, scoprì un campione che è rimasto finora il solo dopo Coppi a vincere Giro e Tour nella stessa stagione, e il mito di Pantani si può davvero dire che nacque con la vittoria dell'Aprica e con la scalata al Mortirolo. In quanto all'Aprica è celebre anche la prima volta in assoluto, perché risale a ben 48 anni fa e risale alla prima volta in assoluto di un successo importante di un grande campione, un altro grande campione del nostro ciclismo, Vittorio Adorni, che era giovane, era al debutto, correva per la Filco, aveva 25 anni perché passò tardi al professionismo e vinse per distacco con più di 3 minuti su un altro mito del nostro ciclismo, Vito Taccone, e quel giorno fece festa nel Giro d'Italia di Franco Balmamion. Adorni vinse poi 3 anni dopo il suo grande giro e Bruno Raschi scrisse il più bel rosa dopo Coppi. Quindi sono grandi personaggi che hanno celebrato la storia del ciclismo sia all'Aprica sia sul Mortirolo. 3.25 il ritardo di Garzelli da Failli, Samoilao, Duque e Rodriguez, il suo vantaggio invece nei confronti del gruppo. Garzelli ha un vantaggio di 30 secondi, il gruppo sempre tirato da uno splendido Valerio Agnoli, anche oggi si sta dimostrando uno dei gregari più preziosi della Liquigas Endoil. Continua a voltarsi Stefano Garzelli per controllare appunto il vantaggio che ha nei confronti del gruppo. Adesso siamo sempre intorno ai 30 secondi, rapporti che si usano su questa salita, Davide. Adesso sta usando una 23, vuol dire che la salita è già abbastanza impegnativa, il rapporto più agile per Garzelli mi sembra che abbia una 26-25. Davanti ci sono due uomini che potrebbero essere importanti per un'azione dei capitani, sono Francesco Failli per Stefano Garzelli, che infatti è scattato, e poi soprattutto in chiave classifica generale Jackson Rodriguez per Michele Scarponi. Scarponi per il momento sta a ruota del treno Liquigas Doimo, negli ultimi 2 chilometri Failli potrebbe anche attendere il compagno di squadra Garzelli, altrimenti in fondo alla discesa, perché ci sono alcuni chilometri di pianura prima di cominciare il Mortirolo. E andiamo proprio all'ammiraglia dell'Androni Giocattoli di qui Giovanni, ovviamente con la moto di Andrea De Luca, vai! Sì, abbiamo appena superato Pippo Pozzato, eccoci al fianco con Gianni Savio, allora ci si attende qualcosa di importante da Scarponi oggi? Sì, sicuramente, noi abbiamo iniziato la tappa come avevamo stabilito nella riunione tecnica stamane con Marco Bellini e Giovanni Elena, abbiamo detto ai nostri corridori di entrare nella fuga, ci sarebbe stata uno scalatore, nella fattispecie Jackson Rodriguez, come punto di riferimento per Michele Scarponi. Ora l'onere della corsa deve accollarselo, come lo sta facendo la Liquigas, e noi rimaniamo in attesa degli eventi. 5.23 può fare il colpaccio oppure per la vittoria di tappa? No, noi riteniamo che questa fuga verrà annullata e contiamo di giocare tutte le nostre carte con Michele Scarponi nel finale. Grazie a Gianni Savio. Intanto ha recuperato ancora qualcosa rispetto ai 4 uomini al comando Stefano Garzelli, che adesso è vicino ad un ritardo di 3 minuti, 3.05 per la precisione, rispetto ai 4 davanti, Failli, Samoilao, Duque e Rodriguez. Kieserlowski e Sylvester Smith stanno cercando di stare a ruota, dovrebbero entrare in azione prossimamente, non so se in questa salita, se non qui, sicuramente nei primi chilometri del Mortirolo. C'è anche, come vedete, Ricci Porte con la maglia bianca nelle prime posizioni. Mentre ha perso contatto dal gruppo Matthew Lloyd, che
è la maglia verde del Giro d'Italia, vale a dire il migliore degli scalatori. Dietro Stefano Garzelli il gruppo ormai si sta riavvicinando in alcuni tratti, possono anche vedere il capitano dell'Acqua e Sapone, D'Angelo e Antenucci. Andiamo da Paolo Savoldelli. Il passo della Lipka è veramente molto incisivo, stanno facendo una selezione, ogni 300-400 metri perde contatto un atleta, adesso se ne stanno staccando altri 4 e vedo Caruso in difficoltà, sicuramente non sono più di 35 corridori davanti. Che velocità tengono adesso? Ma penso che non arriva bene il segnale GPS perché mi dà 10 all'ora ma mi sembra basso. Eh sì, mi sembra bassino 10 all'ora. Sì, sì, quando avrai un dato preciso ce lo puoi riferire, perché qui come vedete le pendenze sono durette, siamo secondo me intorno alla 10%. Meno di 3 minuti il ritardo di Stefano Garzelli. Le condizioni meteo, c'erano molti timori mentre ci stavamo avvicinando a questa due giorni che potrebbe decidere il Giro d'Italia, la tappa di oggi e poi la tappa di domani con Gavia e Tonale, l'arrivo al Tonale. Per oggi almeno il tempo finalmente sta dando una mano alla Giro, perché il cielo è nuvoloso, sì è vero. Ci sono anche delle nuvole basse, le stiamo vedendo adesso con l'inquadratura dall'elicottero, grazie a Nazareno Balani per farci vedere la situazione, però per il momento non piove, e già questo non è poco pensando a quello che ci era stato detto nei giorni scorsi. Ed è un grosso vantaggio per i corridori, le salite, soprattutto le discese col bagnato, diventano un problema per tutti quanti, sia questa di Trivigno sia anche la discesa della Mortirolo. Discese lunghe e anche molto tecniche. Dunque situazione incoraggiante anche in vista della tappa di domani. Nei giorni scorsi si era parlato spesso addirittura della possibilità, e ci stava, di dover modificare il percorso, di dover togliere il Gavia. Era stata preparata anche una soluzione alternativa che prevedeva di nuovo la scalata del Mortirolo, però da un'altra strada, sempre dal versante nord, però da un'altra strada, quella che parte da Mazzo come oggi, ma quella che parte da Grosio. E invece il Mortirolo, stando a adesso, si dovrebbe fare. Gli organizzatori stanno chiaramente monitorando la situazione, lo stesso stiamo facendo anche noi. Oggi abbiamo mandato una nostra troupe con Davide Novelli proprio per vedere com'è la situazione alla cima Coppi del Giro 2010, ai 2618 metri di del Gavia. Ivan Abbasso ha guadagnato qualcosa intanto Stefano Garzelli sul gruppo della maglia rosa, perché adesso ha 40 secondi di margine, 2,50 al suo ritardo dai battistrada, che intanto sono a 3 km dal Gran Premio della Montagna. Questo è il tratto più facile, adesso le pendenze diventano più dolci, la fatica, lo sforzo di Stefano Garzelli, le immagini parlano da sole. La fatica, la smorfia di fatica sul volto di Stefano Garzelli, dietro il sorriso, la forza dei tifosi, perché oggi è una festa ma anche un grande spettacolo di pubblico, come sempre, perché è sulle montagne che si celebra come ogni volta il ciclismo. Montagne come queste, come Santa Cristina, come il Mortirolo, come al solito si sono dati appuntamento tutti coloro che amano il Giro d'Italia, che amano il ciclismo. Davanti sempre Samoilao con Duque, Garzelli insegue a 2,38 e Failli non sa esattamente ancora cosa fare, per il momento è lì in quarta posizione e mi sembra potrebbe attendere Garzelli, ma non lo so, perché in discesa Garzelli è molto forte, quindi Failli potrebbe eventualmente attenderlo in fondo. L'ultimo tratto di salita di 4 km a un dislivello di poco inferiore ai 200 metri. Failli adesso si mantiene in ultima posizione del quartetto di testa. 2,34 adesso il distacco che ha Stefano Garzelli dai 4 battistrada, un distacco che cambia continuamente, perché lo possiamo segnalare, lo possiamo rilevare grazie al satellitare, dunque al collegamento satellitare con il GPS. 2,33. Dunque è un distacco live quello di Garzelli. Qualche goccia sulla telecamera. Questo è Tondo che si è staccato, faceva parte della fuga che ha caratterizzato la prima parte di questa tappa, ancora più indietro gli altri ex elementi della fuga.
E attenzione poi alla discesa che dovranno affrontare dopo il Gran Premio della Montagna i corridori, perché è vero, siamo molto lontani dal traguardo, mancano circa 60 km alla conclusione di Aprica, però quello potrebbe essere un momento forse non decisivo ma molto molto importante di questa tappa, Davide. Chi non può attaccare in salita potrebbe farlo in discesa. Paolo Savoldelli, a proposito di discese, 3 km al GPM anche per Garzelli, vai Paolo. Ma sicuramente arriva un momento importante, anche perché la Liquia sta facendo un passo veramente forte. Gli atleti che si staccano non riescono più a rientrare neanche nei tratti in discesa. Sicuramente vorranno prendere la discesa in testa e vogliono rendere la corsa veramente, veramente dura. Vedo Pinotti, Kirienka e Cioni in difficoltà. A voi. Tanto avete visto che Duquet probabilmente ha chiesto a Failli se gli dava una mano e Failli invece avrà detto no, sta arrivando Garzelli. Intanto Garzelli sta riprendendo Xavier Tondo, ricordiamo era uno degli uomini che faceva parte della fuga iniziale, lo spagnolo, il compagno di squadra di Carlos Sastre. Netta la differenza di velocità tra Tondo e Garzelli. Cioè, lo ha saltato via in una maniera impressionante. Ma sai, sanno che devono fare il mortirolo, poi devono rifare la prica. E adesso sta riprendendo gli altri che erano in fuga con Bonnet, con Krizov e Mazzanti. E anche loro spazzati via in maniera semplicissima da Stefano Garzelli. In corsa con Andrea De Luca. Continua il forcing in testa al gruppo Magliarosa da parte della Liquigas Doimo, si è staccato Caruso della Katiusha e anche Kirienka, un compagno di squadra della Magliarosa Arroyo. Si è staccato anche Failli davanti, ma non per difficoltà, si vede bene da questa inquadratura. Continua a voltarsi indietro proprio per aspettare il compagno di squadra, bravissimo il direttore sportivo, si è accorto che Garzelli è riuscito a guadagnare quasi un minuto sul gruppo e a quel punto vale la pena fermare Failli. Ecco qui intanto vedete, mi sembra Gini, direttore sportivo, che sta parlando proprio con il proprio corridore. Francesco Failli era stato uno degli iniziatori della fuga partita stamani pochi dopo pochi chilometri dalla via da Brescia, e adesso in vista del Gran Premio della Montagna di Trevigno e il secondo GPM di giornata è stato fermato dall'ammiraglia giustamente Francesco Failli proprio per aspettare Stefano Garzelli, una decisione che non è stata presa istantaneamente, Davide, ma hanno prima visto a mio avviso correttamente se il vantaggio di Garzelli poteva aumentare oppure no. Anche perché su queste pendenze un compagno di squadra potrebbe essere utile, molto utile. Infatti vedete qui la salita è diventata molto più facile e c'è sempre Samuel Lau, corridore che è andato molto bene nella tappa di Asolo quando si è classificato sesto ed è arrivato undicesimo anche nella cronoscalata di Plan di Corone. Atteso l'arrivo dell'ammiraglia invece Jackson Rodriguez, dunque davanti adesso rimane Branislao Samoilau, siamo vicini al Gran Premio della Montagna, ecco che riprende il corridore della Quickstep Jackson Rodriguez. Ci sono tutti i massaggiatori perché possono dare da bere, come vedete tutti sono con la rispettiva maglia di club per farsi riconoscere, e molti naturalmente hanno anche mantelline proprio per difendersi dal freddo o il giornale. Mantelline o il vecchio caro giornale. Quello non manca mai. È sempre una delle cose migliori quando non fa particolarmente freddo, quando non piove, beh, il giornale ti tiene la pancia al caldo. E poi andando sul semplice è anche il modo migliore per mettersi, no? Perché con la mantellina spesso, seguendola anche gli anni scorsi in moto, vedevo dei corridori che erano particolarmente impacciati, stavo per dire imbranati, però insomma diciamo impacciati a infilarsi la mantellina, no? Col giornale è tutto più semplice, tutto più facile. Guardate intanto proprio il gregario Failli che sta aspettando il proprio compagno di squadra a tutta Garzelli, sta cercando di guadagnare proprio in questo tratto, lo potrebbe fare anche in discesa. Meno di 2 minuti, 1:57 per l'esattezza è il ritardo di Garzelli da questi tre che sono rimasti da soli al comando della corsa, Samoilau, Duque e Rodriguez. Paolo Savoldelli in corsa. Sì, prima quando non c'erano alberi mi arrivava bene il segnale GPS, ho verificato la loro velocità, la pendenza era fra il 5 e il 6% e viaggiavano dai 25 ai 27 all'ora. Adesso siamo in un tratto pianeggiante, la Liquigas veramente si sta dimostrando uno squadrone perché è arrivata a 35, 36, 37 all'ora. A voi.
vanno su molto forte ed è per questo che Garzelli non riesce, nonostante anche lui stia andando su veloce, non riesce Garzelli a guadagnare tanto. Adesso in questo tratto facile può andare su ai 30 all'ora e siamo ormai in vista del Gran Premio della Montagna. Stanno per passare i primi tre, splendido comunque quel replay di Stefano Garzelli, perché abbiamo visto una grinta eccezionale davvero sul volto, l'espressione del varesino. Volevo almeno reagire con l'orgoglio, aveva detto subito dopo il traguardo nella cronoscalata di Flandre Coronas. Garzelli non riesce più a far classifica, ha sempre una giornata no, lo scorso anno salendo verso l'Alpe di Siusi, quest'anno sulla Monte Grappa, ma non si dà mai per vinto, è riuscito a dominare la cronoscalata e oggi cerca il colpo che gli riuscì nel 2004, l'attacco di Simoni sulla Mortirolo. Vi ricordate il giro di Damiano Cunego in maglia rosa? Simone, compagno di squadra, lo attaccò sul Mortirolo, con la Simone rimase Garzelli che vinse sulla traguardo della Presolana. E adesso può tirare un po' fiato Stefano Garzelli, perché si è messo in scia di Failli, si era stato fermato Failli, lo ha raggiunto il suo capitano e adesso è il momento di Francesco Failli portare su Garzelli. Torniamo sul palco da Beppe Conti. Sì, noi discutevamo qui sul palco, così, visto che in questi giorni si è parlato tanto di attaccare da lontano, di non aspettare il Mortirolo, di provarci prima, non era il caso forse, e non mi riferisco a Basso ed Evans, ma agli altri, a Sastre, a Vinokurov, allo stesso Nibali, sfruttare come punto d'appoggio questo attacco di Garzelli, provare ad andare via nella scia di Garzelli a vedere cosa stava accadendo, cosa poteva accadere alle spalle, perché è interessante l'azione di Stefano e sarebbe stato interessante magari seguirlo, anche se è riferito a Basso ed Evans, siamo un po' lontani dall'arrivo dal Mortirolo. Anche Garzelli al Gran Premio della Montagna, 1.26 il suo ritardo, appena pochi secondi più indietro abbiamo visto transitare Jan Backelands, un altro che faceva parte della fuga iniziale della Omega Pharma-Lotto, e qua siamo proprio al passaggio al Gran Premio della Montagna con Garzelli e Failli che quasi fatica a tenere la ruota del suo capitano. Come sono le condizioni del tempo? Lo chiediamo ad Andrea De Luca, sta reggendo per ora mi sembra. Regge il tempo, ogni tanto qualche goccia cade, comunque regge, impressionante prima vedere le nubi più basse della nostra quota, le dovevamo per vederle volgere lo sguardo verso il basso, organizzatissime le squadre con tante ammiraglie a un chilometro dal Gran Premio della Montagna, che sembravano delle boutique di moda, tutti con le mantelline ad aspettare i corridori per passargliele. E qua siamo vicini al GPM anche per il gruppo della maglia rosa, siamo al GPM di Trivigno, sulla sinistra la Valposchiavo che poi sale al passo del Bernina che collega Tirano, la Valtellina con St. Moritz, sulla destra invece il Monte Patrio sopra Trivigno. 2.41 il ritardo del gruppo maglia rosa. Dai 1608 metri di Trivigno adesso lunga discesa per arrivare ai 537 di Matto di Valtellina. Eccolo qua il gruppo, veramente bravo Valerio Agnoli, ha tirato tutta la salita, 11 chilometri e come ci ha riferito Savoldelli, una velocità che ha ridotto il gruppo maglia rosa ad una trentina di elementi e adesso diventa molto molto importante e prezioso il ruolo di Failli in questo tratto. Ecco qua, intanto vedete Failli con Garzelli ricordiamo molto molto bravo in discesa, traiettorie migliori, vedete che ha cercato proprio di allargare in apertura la curva per poi stringerla. Savoldelli, a te. Rifornimento per la Liquigas, se ne sta incaricando Gisarlowski, era già venuto in precedenza ma non c'era l'ammiraglia, è riuscito ad arrivare solo in questo momento. Comunque per quanto riguarda la tattica della Liquigas, sta facendo la stessa cosa dello Zoncolan, probabilmente è convinta di avere gli atleti più forti e vuole arrivare sotto al Mortirolo facendo spendere più energie possibile a tutti. A voi. Adesso secondo me non cercheranno di spingere a fondo perché vedete strada stretta, molte curve insidiosissime, per fortuna in questo tratto l'asfalto è asciutto e quindi qui Garzelli potrebbe guadagnare un minutino nei confronti del gruppo maglia rosa. E fra l'altro è abbastanza particolare anche questa discesa, Davide, perché via via che si torna a valle diventa sempre più difficile, no? Il primo tratto diciamo è quello più agevole, quello più
pedalabile, poi la strada sempre più stretta. Infatti lo vediamo proprio in questo momento seguendo Garzelli, seguendo anche Samoilau, ci sono tornanti, ripida la discesa, vedete, quasi tutti i corridori non conoscono questa discesa, gli uomini di classifica secondo me sono venuti a visionarla ed è importante perché proprio come vedete è una discesa molto molto tecnica, difficile, ripida. E lo stiamo vedendo adesso con i due inseguitori che sono Stefano Garzelli e il suo compagno di squadra Francesco Failli. Subito dopo l'inizio, dopo il Gran Premio della Montagna, c'è il bivio per andare al Mortirolo, una delle quattro vie di accesso, quella appunto di Trivigno. E staremo a vedere se qualcuno cercherà di attaccare proprio in questa discesa. Parlo degli uomini di classifica. Sastre non è un drago, così come Scarponi, Binocuro, chissà, potrebbe tentare di far qualcosa, ma lo scopriremo. È una discesa lunga 12 km e mezzo con un dislivello di 1000 metri. Si parla sempre delle pendenze quando la strada comincia a salire, però in questo caso credo sia interessante anche il dato della pendenza in discesa, perché qua siamo all'8,2%. Sì, è una discesa molto ripida, vedete che per esempio, guardando il corridore che è inquadrato in questo momento, è arrivato al tornante con un rapporto troppo duro, 53-11, è consigliabile cambiare prima, mettere un 53-14, anche 53-15, perché quando esci dal tornante, tanto vedete che è arrivato lungo, anche Failli, è arrivato lungo, non l'ha fatta benissimo questa curva, quindi devi avere un rapporto che ti permette di riprendere subito velocità. Non puoi farlo con l'11 con il rapporto più duro, lo puoi fare con un 14 o con un 15, quindi bisogna usare i cambi anche in discesa. Qua siamo con Duque e Rodriguez, 1.04 il ritardo della coppia Failli e soprattutto Stefano Garzelli. Andiamo alla postazione internet con Pietro Frassina. Eh sì, qui sul blog si sta seguendo questa fase della corsa e Antonio si chiedeva: ma Garzelli non è partito troppo presto? Questi erano un po' i dubbi che stanno serpeggiando in rete. Il grosso vantaggio di Garzelli è che fuori classifica, un altro vantaggio è che sta bene, perché altrimenti non sarebbe scattato, e può sfruttare questo lascia passare perché non viene inseguito. Un Garzelli, se aspetta il Mortirolo, non ce la fa a stare con Basso ed Evans, parlo dei due che dovrebbero staccare tutti gli altri, e quindi sta cercando di guadagnare quei 2-3 minuti che gli consentirebbero di arrivare in cima al Mortirolo o da solo o eventualmente con Basso ed Evans e quindi vincere la tappa. Beh, sicuramente presto, è partito presto Stefano Garzelli, però appunto oggi per lui c'è solo una possibilità, quella di fare la grande impresa. Intanto sul traguardo della Priga purtroppo è cominciato a piovere, sta piovendo e anche con una discreta intensità. Torniamo da Paolo Savoldelli in corsa. Ma la discesa è veramente una discesa molto tecnica, questa sì che è una discesa dove se si vuole attaccare si può fare la differenza, solo che si trova nel posto sbagliato. Allora abbiamo raggiunto nel tratto iniziale, che era il più bello, 83 km all'ora e ora stiamo raggiungendo intorno ai 60, ma la strada è poco più larga di una vettura, a voi. La vediamo. Bello carico Savoldelli, qua in discesa. quando c'è la discesa, Savoldelli è stato uno dei più forti, io tra gli ultimi grandi discesisti ricordo anche Dimitri Konichev, che era veramente forte in discesa, e vorrei ricordare Cipollini perché lui si arrabbia se non lo ricordiamo, lo sappiamo che è stato uno dei più grandi velocisti della storia, però è stato anche un grandissimo un discesista, non lo vedevamo perché era di solito non nei primi, però bisogna ricordare che anche in discesa Cipollini era fortissimo. Silvio Martinello in tappe così. Intanto qua rivediamo questa curva ancora approcciata in maniera abbastanza incerta da Duque. Io andrei sulla parte del processo alla tappa. Silvio, in tappe così credo anche tu fossi spesso non proprio davanti. No, spesso mai, puoi dirlo tranquillamente, insomma erano giornate in cui naturalmente si tentava di andare in salita con il passo giusto per diciamo così non finirsi, allo stesso tempo si recuperava in discesa. Avete parlato di grandi discesisti, Savoldelli era un corridore che ha costruito grandi vittorie con attacchi in discesa, sapeva andare molto forte anche in salita e anche a cronometro. Avete ricordato Mario Cipollini,
citerei anche Urs Freuler, citerei Alessio Di Basco che veramente faceva in discesa delle cose, gli ho visto fare delle cose straordinarie, tutti i corridori che insomma avevano bisogno di andare forte in discesa per recuperare il tempo che perdevano in salita, e quindi insomma in queste giornate era soprattutto in discesa che si recuperava. Stiamo vedendo anche da queste immagini che ci sono molti che stanno scendendo con grande difficoltà. Vediamo Duquet, che l'abbiamo già visto fare diversi, arrivare molto lungo in diversi tornanti. Abbiamo visto Failli, nonostante questo insieme a Garzelli stanno recuperando, abbiamo visto le difficoltà di Failli a scendere, nonostante ciò stanno recuperando, quindi vuol dire che anche davanti non stanno, il gruppetto in fuga non stanno facendo delle traiettorie efficaci, insomma sono situazioni in cui bisogna avere lucidità, equilibrio, bisogna naturalmente fare molta attenzione. Si frena con il freno anteriore, la frenata viene fatta soprattutto con il freno anteriore, aiutata la frenata anche dal freno posteriore, un 70% davanti, 30% dietro, bisogna arretrare un attimo il peso e frenare prima di piegare la bicicletta, come tra l'altro succede con le moto o con le automobili. E bisogna proprio avere quella sensibilità, quella che hanno i corridori, cioè quelli che vanno forte in discesa riescono a capire fino a che punto puoi piegare la bicicletta. Grandi discesisti, ne abbiamo parlato, possiamo aggiungere altri nomi, Beppe Conti, credo. Sì, direi che si parte quando è così sempre da Fiorenzo Magni, che è stato uno forse dei più grandi in assoluto e che vinse il secondo dei suoi tre Giri d'Italia proprio in discesa, facendo la differenza in discesa in una tappa che finiva a Bolzano nei confronti di Rick Van Stenbergen. E poi bisogna citare Ugo Koblet, un altro grandissimo discesista, Gastone Nencini che fu all'origine, senza volerlo, di quella folle e tragica caduta di Roger Rivière al Tour de France. E poi venendo più avanti ricordo Italo Ziglioli, un altro grandissimo discesista, Francesco Moser, ecco, questi sono stati grandi discesisti che si ricordano nella storia e nella leggenda del ciclismo. E purtroppo la situazione meteo non sembra da questa inquadratura, però la situazione meteo sta peggiorando. Io chiederei conferma anche alla professora Fagnani, che è la responsabile del servizio di radio informazione. Si sta chiudendo il cielo sopra il Mortirolo, eh? Sì, stavo monitorando l'immagine del radar meteorologico Doppler svizzero di Montelema, un'immagine che dà un po' il quadro in tempo quasi reale della situazione. Vediamo che sta piovendo abbastanza intensamente nella zona di Morbegno e la pioggerella, insomma non è particolarmente intensa, è una pioggia di media intensità, sta arrivando nella zona di Sondrio. E quindi anche qua si vede una zona proprio sull'Aprica, mentre non dovrebbe piovere in questo momento sulla salita e sulla discesa del Mortirolo al momento, però si sta avvicinando da sud-ovest verso nord-est, quindi proprio nell'area della corsa. E vi ricordo anche se giustamente ci ricordava poco fa Nazarello Balani che il problema, almeno per quanto riguarda tutti i nostri mezzi di ripresa, non è tanto la pioggia quanto le nuvole basse che appunto potrebbero creare dei problemi al volo dei nostri elicotteri. E vi ricordo anche che al processo alla tappa vedremo le immagini che Davide Novelli con la sua truppa è andato a girare oggi in cima alla Gavia. Porzinga della Liquiga Sant'Olimo in salita, dovrebbero scendere con relativa tranquillità, vedremo se qualcuno cercherà un attacco. In questa lunga discesa Garzelli potrebbe guadagnare più di un minuto nei confronti del gruppo Magliarosa. Abbiamo visto il cielo nuvoloso, anzi l'abbiamo visto poco perché c'erano tantissime nuvole nella zona del traguardo alla Prica. 53 chilometri mancano alla conclusione, davanti sempre la coppia formata da Duque e Rodriguez, al loro inseguimento Failli e Stefano Garzelli con Samuilao che aveva perso contatto. E questa è la composizione del gruppo Maglia Rosa, vediamo soprattutto gli uomini più importanti, gli uomini di classifica ci sono tutti, a cominciare da Cadel Evans, Scarponi per quanto riguarda la nostra prima schermata e poi ecco Arroyo con Sastre, Vinokurov, è rientrato anche Kirienka, compagno di squadra, la Caisse d'Epargne di Arroyo, poi tutto il blocco della Liquigas con Agnoli, Kiserlowski e soprattutto Ivan Basso e Nibali.
andando a vedere dunque nel dettaglio, ci sono tre compagni di Arroyo in questo gruppo, poi anche Pinotti che è l'uomo di classifica della HTC Columbia. Come vedete Garzelli sta guadagnando nei confronti dei fuggitivi, dei due uomini che sono alla comando di questa tappa. Siamo ormai in fondo alla discesa con Duque, eccolo lì, e con Rodriguez. Hanno superato anche la parte finale che è sicuramente la più impegnativa e anche la più pericolosa di questa discesa, gli ultimi 3 chilometri, una discesa che finisce a Sernio. Adesso 7 chilometri di pianura da Sernio a Mazzo in Valtellina, dunque 7 chilometri al Mortirolo. Ed è un bel vantaggio per Garzelli contare sull'appoggio del compagno di squadra. Garzelli può stare a ruota, Failli invece cercherà di spingere a tutta. Qua un salto attraversando questo tratto proprio per Stefano Garzelli sul pavé, e adesso anche per la coppia dell'Acqua e Sapone d'Angelo Antenucci è terminata la discesa. Davvero importantissimo averlo ora in questo tratto di pianura di 7 km un compagno come Failli per Stefano Garzelli. Sì, se uno deve tirare le pulsazioni salgono 160-170, a ruote invece puoi andare a 130-140 e quindi è notevole il risparmio. Paolo Savoldelli, andiamo in corsa. Sempre tortuosa, veloce, difficile veramente questa discesa. Una particolarità, Vegelius che si trovava nel gruppo con la mantellina ha deciso di toglierla proprio mentre scendeva. Arrivava un tornante, si è reso conto che non riusciva più a spogliarla, non so cosa gli ha fatto stare in piedi, l'ha gettata via, infatti adesso si è spaventato e continua a perdere contatto dal gruppo. A voi. Infatti lo avevamo detto in precedenza, è vero, adesso comincia anche a piovere, quindi magari il giornale non basta più, però insomma la mantellina utile sì, ma bisogna anche saperla mettere, saperla sistemare e saperla anche togliere. Postazione internet con Pietro Plastina, vai. Dunque, riagganciandoci al discorso che faceva Fagnani sul tempo locale, dal sito dell'Aeronautica Militare di Pratica di Mare abbiamo scaricato un'immagine recente satellitare, una ricostruzione del satellite. Potete vedere le nuvole che insistono nella zona nord dell'Italia su tutto l'arco alpino, quindi per dare anche ai nostri telespettatori un'idea di quella che è la situazione in questo momento dove ci troviamo, quindi nel nord Italia, in Lombardia. L'organizzazione tra l'altro sembra che abbia detto che domani il Gavia si farà. Si farà, vediamo. Se non cambia. Esatto, vediamo. Per il momento rimane dunque invariato il disegno del percorso di questa 20ª tappa. Da Bormio, salendo poi verso La Forcola, Livigno, Eira, Fuscagno, discesa verso Bormio, salita del Gavia, discesa poi a Ponte di Legno, si sale verso il Tonale. Anche il gruppo della Maglia Rosa è arrivato in fondo a questa discesa giù dal Gran Premio della Montagna di Trivigno. Anche per loro, dunque, per quelli del gruppo Maglia Rosa, ci sono questi 7 chilometri di pianura prima di arrivare a Mazzo in Valtellina. Rimane praticamente senza pedalare Stefano Garzelli, sfruttando la scia, sfruttando il lavoro di Francesco Failli. I due dell'Acqua e Sapone adesso hanno ripreso Branislao Samoilau, che aveva perso contatto in pratica all'inizio della discesa, e dunque adesso sono in tre all'inseguimento di Duque e Rodriguez. Qua con le immagini invece sulla gruppo della Maglia Rosa, 30 secondi ancora da recuperare per Stefano Garzelli. Tanto vedete che Gini, vedete, più o meno un minuto sta chiedendo Garzelli il vantaggio che ha nei confronti del gruppo Maglia Rosa. Qua hanno fatto un passaggio di borraccia perfetto, no? Perché è durato neanche un secondo. Di solito invece non si sa come mai, ma ci stanno un sacco a passare la borraccia dalla macchina al corridore. In salita c'è la retropussetta, viene chiamata, no? In francese, che il corridore si aggrappa alla borraccia e dopo un qualche secondo la molla. Io mi ricordo una volta me ne passò una in moto un direttore sportivo, non diciamo chi, e probabilmente era tanta l'abitudine che ci mette una spinta pazzesca, eravamo in moto. 32 secondi adesso il ritardo di Garzelli, mancano 48 chilometri alla conclusione, il
dopo Garzelli abbiamo Bakelants che deve essere ancora ripreso dal gruppo della maglia rosa, che adesso è decisamente, si è decisamente assottigliato. Un altro ritiro è quello di Cataldo, in precedenza anche Jansson aveva abbandonato e poi c'era stato il ritiro anche di Sieberg. Problemi di gastroenterite per Dario Cataldo, ha provato ma non è riuscito a portare a termine questa tappa davvero molto molto impegnativa, la tappa del Mortirolo, l'arrivo all'Aprica. Torniamo da Paolo Savoldelli. Adesso in questo momento tutte le ammiragli stanno cercando di portare rifornimento agli atleti, perché lo spazio è veramente poco per dargli assistenza oggi. Tra l'altro non solo gli atleti sono scesi a tutta, perché si sente un odore di freni qua, a voi. E come era nelle previsioni, Garzelli ha guadagnato parecchio nella discesa. È arrivato anche Bakelants, corridore belga dell'Omega Pharma, Lotto, un corridore che un paio d'anni fa ha vinto il Tour dell'Avenir. Bakelants sfortunato nella tappa dell'Aquila, no? Proprio ai 2000 metri, curva a destra, eravamo sotto il diluvio, probabilmente era l'attacco buono, il momento giusto per andare a vincere quella tappa, e invece una scivolata che ha vanificato tutto. Era con Gerdeman, poi superati. Bakelants per la caduta, Gerdeman perché non ce la faceva più, da Evgeny Petrov. E adesso ancora pochi chilometri, curva a destra per entrare a Mazen Valtellina, e lì comincerà una delle salite storiche, una delle salite simbolo del Giro d'Italia, la salita di Marco Pantani, il Mortirolo. E proprio a 5 chilometri dalla vetta un monumento a ricordare le imprese di Marco Pantani su questa salita. Sono 33 tornanti per il Mortirolo. Un consiglio, una segnalazione anche per Andrea De Luca e per Paolo Savoldelli di azzerare il contachilometri della moto, anche per darci una mano per segnalare appunto il movimenti in diretta del gruppo sulla salita, sulle pendenze del Mortirolo. Come vedete, Rodriguez ha parlato con il direttore sportivo, gruppo maglia rosa, saranno una trentina a tutta come al solito, come già da diversi chilometri, la Liquigas Doimo, attendiamoci un attacco di Ivan Basso. Una trentina nel gruppo maglia rosa e sono rimasti tutti lì i migliori, come abbiamo detto in precedenza. Adesso arriva anche la conferma dalla nostra grafica per il ritiro di Dario Cataldo. Andiamo da Andrea De Luca. Con la moto cronaca 1 abbiamo sorpassato il gruppo maglia rosa, abbiamo raggiunto il gruppetto con Garzelli, siamo al fianco dell'ammiraglia dell'acqua e sapone. Gini, una splendida azione di Stefano Garzelli che dimostra di star bene, poi voi molto attenti anche come strategia di squadra a fermare il suo compagno. Sì, niente, Failli era nel gruppetto davanti quando ha visto che Garzelli ha preso vantaggio e stava venendo fortissimo da dietro, abbiamo fermato Failli e naturalmente ora stanno andando molto bene, vediamo fino a che, visto che non sono in classifica, che gli uomini di classifica lasciano anche un po' di spazio. Comunque un'azione molto molto bella. Quindi Stefano tenterà la vittoria di tappa. Ci proviamo. Tutti a cercare. A voi la linea. Tutti a cercare da mangiare, adesso chi si è messo la mantellina se la toglie, addirittura Kirienka sta dando una barretta ad Arroyo. Era andato Kirienka infatti all'ammiraglia della Caisse d'Epargne proprio per prendere qualcosa da mangiare. Questi sono i piccoli sforzi di cui parlava nei giorni scorsi Cadel Evans, no? Che di solito queste cose se le deve fare sempre da solo. Sembra una stupidaggine fermarsi, farsi recuperare dalle ammiraglie, e invece poi comunque c'è un dispendio di energie per tornare in gruppo. Meno 45 al traguardo e qua si entra a Mazen Valtellina, 2.48 il ritardo del gruppo maglia rosa rispetto ai due battistrada, Rodriguez e Duque, e dunque possiamo dire che a circa 2 minuti e mezzo sugli uomini di classifica Stefano Garzelli. Ed il vantaggio per lui è che in questi chilometri è stato a ruota del compagno di squadra Francesco Failli. Dunque sicuramente può aver recuperato, può aver tirato un po' il fiato, serve, ce n'era bisogno, perché adesso siamo alla Mortirolo. Paolo Savoldelli.
Cade Levans in coda al gruppo, è ancora uno dei pochi corridori che non ha ricevuto niente, infatti adesso è arrivata l'ammiraglia, toglie la mantellina e gli daranno da bere e da mangiare. Logicamente sfortunato lui, deve fare tutto da solo. A voi. Adesso tra un po' faremo partire il cronometro, non qui, tra 500 metri quando ci sarà una svolta a sinistra, lì partirà il cronometraggio e andremo a vedere quanti impiegheranno quest'anno per affrontare il Mortirolo, questi 12 km e 800 metri. 12 km e 800 metri che potrebbero decidere il Giro d'Italia o che comunque potrebbero dare una svolta significativa a questo Giro d'Italia edizione 2010. Il record sul Mortirolo, ricordiamolo, appartiene ad Ivan Gotti. 43 minuti e 45 secondi. Scorre intanto il cronometro in alto a sinistra per vedere il distacco del gruppo a Mazzo, dove a Mazzo in Valtellina, dove in pratica comincia questa tremenda salita del Mortirolo, è già cominciata per Duque e Rodriguez. Ecco. E qua invece siamo con Stefano Garzelli e il quartetto. Il punto era proprio lì, 50 metri prima, e adesso tra due minuti anche il gruppo transiterà da quel passaggio. Il Gran Premio della Montagna del Mortirolo è posto a quota 1854, siamo in provincia di Sondrio, è terminato l'inseguimento di Stefano Garzelli perché grazie allo splendido lavoro di Francesco Failli ha ripreso sia Rodriguez che Duque, dunque adesso sono in sei al comando della corsa. E tra loro c'è anche Stefano Garzelli, che è protagonista di Plan de Corones, che oggi cerca un'altra impresa. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ma volevo fare una valutazione di Giro d'Italia, ne ho fatti tanti, anche di Mortirolo. Secondo me questo è uno degli anni dove è stata fatta la corsa più dura prima di prendere questa grande salita. A voi. Hanno fatto la prica tutta, hanno fatto Santa Cristina molto molto forte, proprio perché è evidente, la Liquiga Sant'Oimo vuole staccare Arroyo e vuole mettere in crisi tutti gli avversari, vuol dire probabilmente che Ivan Basso e Nibali stanno bene, almeno uno dei due sta bene. Bellissima questa inquadratura, prima dalla moto, adesso dall'elicottero per vedere Mazzo in Valtellina, un paese che è diventato famoso ancora di più proprio grazie al ciclismo e proprio perché è qui che comincia questa arrampicata per il versante più arcigno del Mortirolo. Perde contatto Failli, perdono contatto anche Duque e Rodriguez, c'è ancora un affondo, ancora il forcing di Stefano Garzelli, sulla sua ruota rimane soltanto Samoilau. E secondo me ci resta per poco, perché Garzelli sta cercando e potrebbe riuscire nell'impresa, lo abbiamo ricordato prima, 2004, Simoni e Garzelli in fuga fin dal Mortirolo, Garzelli vinse sul traguardo della Presolana. C'è il forcing di Garzelli davanti, c'è il forcing dietro degli uomini della Liquigas d'Oimo, questa curva a sinistra segna proprio l'inizio ufficiale della salita del Mortirolo. Proprio qui comincia il Mortirolo con Kieserlowski, si sposta Valerio Agnoli e al comando Kieserlowski. Che con... giornata anche oggi per Agnoli, Davide, aveva proprio il compito di portare i suoi fino ai piedi del Mortirolo, è cominciata la salita. Si è rialzato dopo un lavoro eccezionale davanti intanto Stefano Garzelli, è da solo perché Samoilau dopo poche centinaia di metri ha dovuto gettare almeno per ora la spugna e rimane da solo Stefano Garzelli. Temporale intanto sul traguardo della Brica. Paolo Savoldelli, andiamo in corsa. Ma la salita l'hanno presa veramente forte, siamo in un tratto al 6-7% e stanno andando a 28 km all'ora, a voi. A 28 km all'ora. Allora qualcuno, molti già si staccheranno fin dai primi chilometri, il tratto più duro comincia intorno al terzo chilometro, da lì in poi è davvero una delle salite più dure d'Italia. Kieserlowski e Schmidt sono gli ultimi due, le ultime due guardie del corpo, chiamiamole così, di Ivan Basso e di Vincenzo Nibali, 33 tornanti, come gli anni di Cristo, diceva Gianni Bugno durante la ricognizione che abbiamo fatto insieme con Davide Cassani e con Damiano Cunego, perché è una sofferenza lunga 12 km 800 metri questa salita, dislivello di 1317 metri.
Ricci Porte, lo vediamo già un po' in difficoltà con il campione austriaco e Begger, c'è anche Pinotti, Kirienka, Mollema. Ricci Porte terzo nella classifica generale, il 25enne australiano che viene dalla Tasmania, è stato anche maglia rosa, comunque uno dei nomi nuovi, una delle note più positive di questo giro. Davanti Stefano Garzelli che di anni ne ha quasi 37 e invece ha confezionato un capolavoro a Plan de Corones ed oggi cerca il bis. Pinotti si è staccato, mentre come vedete Arroyo per il momento rimane lì alla ruota del treno della Liquigas Doimo. E dietro la maglia rosa c'è Michele Scarponi. Poi ancora più indietro abbiamo visto Evans con Vinokurov, i quattro della Liquigas Doimo, Kieselowski, Schmidt, Basso e Nibali. Andiamo da De Luca. Per segnalarvi il cambio di ammiraglia dell'Acqua e Sapone, si è fermato a Gini, è stato raggiunto da Cenghialta con l'altra ammiraglia, hanno proceduto al cambio di bicicletta e quindi adesso è Cenghialta che sta seguendo nella sua ascesa Stefano Garzelli. E adesso Sylvester Smith, quando va al comando lui sono dolori perché riesce ad aumentare ancora la velocità, vedete adesso un tratto leggermente più facile ma tra un po' comincia il muro vero e proprio. Lo abbiamo visto anche nei giorni scorsi nelle altre tappe in salita, le tirate impressionanti di Sylvester Smith. Mentre sta perdendo qualche metro Damiano Cunego. Tiene invece la ruota del gruppo della Liquigas Doimo Scarponi con gli altri uomini di classifica. Eccolo qua Damiano Cunego che ha perso leggermente contatto nel gruppettino dietro con Mollema e con Pinotti. Ha perso invece decisamente contatto Ricci Porte. Paolo Savoldelli. Sì, Ricci Porte a circa 150 metri dal gruppo maglia rosa con Cioni e Kirienka. Vede un po' in difficoltà anche Pinotti in coda al gruppo. Si è già frazionato, davanti saranno 10 atleti. A voi. Eccolo qua Marco Pinotti insieme a Kirienka e a Cunego, hanno con Mollema hanno una ventina di metri, forse qualcosina meno anche rispetto al gruppo della maglia rosa con i due della Liquigas, Basso e Nibali, con Scarponi, con Evans, con Vinokurov. Ricci Porte, lo vediamo proprio in questo momento come sulla grappa cerca di resistere, sale col proprio passo sul grappa, non è andato in crisi e arrivò al traguardo con 3-4 minuti di ritardo. È la maglia bianca Ricci Porte, ma soprattutto è il terzo nella classifica generale che è guidata da David Arroyo, che adesso sembra in difficoltà. David Arroyo 2:27 in classifica generale, il suo vantaggio su Basso 2:44, su Porte 3:09, su Evans 4:41, su Sastre perde contatto Arroyo. Uran lo sta aspettando. Beh, Arroyo, come nelle previsioni, lo abbiamo detto anche in giri d'Italia precedenti, riusciva ad arrivare su ottavo, nono, in decima posizione. Questo è il suo ritmo, conosce i propri limiti, cerca di salire con il proprio passo, non può resistere in questo momento al forcing di Smith e come vedete adesso ha perso una cinquantina di metri. Fa parte del gruppettino di testa Carlos Sastre, corridore intelligente, non può fare fuori giri e quindi vedete adesso sale, non è in crisi assolutamente perché come vedete sta salendo ancora molto bene, aiutato dal compagno di squadra. Fondamentale la presenza di uno come Rigoberto Uran per Arroyo, lo avevamo detto anche stamani perché la nostra diretta è cominciata molto molto presto, alle 13 le prime immagini in diretta dalla corsa. Uran poteva essere il salvagente ideale per Arroyo ed è proprio anche in questo momento l'uomo che gli sta dando una bella mano e come vedete, lo ripeto, non è in crisi Arroyo, conosce i propri limiti e sale con quel che riesce a fare, molto molto bravo. La pendenza media del Mortirolo è del 10,3%, pendenza media, pensate un po', e poi 18 invece come punte massime per questa salita dove ci sono 10 gradi, dunque notevolmente scesa anche la temperatura e in cima sta piovendo. Bisogna prendere i tornanti un po' larghi perché se tu li prendi stretti rischi di ribaltarti.
2:11 intanto il vantaggio di Stefano Garzelli, eccolo qua inquadrato, non dimentichiamo che al comando c'è Stefano Garzelli. Una grande azione la sua, cominciata sulla Santa Cristina verso il Gran Premio della Montagna di Trivigno, poi ha completato l'inseguimento del battistrada nella discesa per arrivare a Sernio, sfruttando anche il grande lavoro poi in pianura del suo compagno di squadra Francesco Failli. Rimane sempre lì con una ventina di metri di ritardo Arroyo, sempre scortato da Uran. Andiamo da Savoldelli. Sì, Arroyo perde 70-80 metri dal gruppo di Van Basso, a 50 metri da loro ci sono Cunego, Pinotti e Forte. Mi sembra un'azione affaticata la sua, ma sicuramente ha fatto la scelta di gestirsi un po'. A voi. Tanto avete visto dalla testa del gruppo voltarsi, con Basso, Nibali, Kieselowski, voltarsi come ad andare a contare, no? Allora vediamo, questo c'è, non c'è Arroyo. Si fa la conta, adesso l'ultimo tratto facile, ecco qui comincia il muro vero e proprio, qui le pendenze arrivano al 18%. Bellissima ancora l'azione di Stefano Garzelli, nonostante abbia quasi 37 anni è ancora uno tra i più forti. Peccato per Garzelli che sia uscito di classifica, purtroppo per lui la giornata nera l'ha incontrata anche in questo Giro d'Italia ed è stata una giornata nerissima quella di Asolo nel giorno del Monte Grappa, poi il giorno successivo sullo Zoncolan, grazie anche alla sua grande esperienza, ha badato soprattutto a salvare la gamba e poi si è visto sulle rampe del Plan de Corones, la cronoscalata. Avete visto l'inquadratura dall'alto per Samoilau, che è rimasto poche centinaia di metri sulla ruota di Stefano Garzelli quando è cominciata la salita del Mortirolo. Eccolo qua inquadrato il bielorusso della Quick Step, Branislav Samoilau. Adesso andiamo in corsa da Andrea De Luca. Per segnalarvi che dietro Arroyo c'è un gruppetto di 5 corridori di cui fa parte Damiano Cunego, Pinotti e anche la maglia bianca Ricci Porte. Loro vedono Arroyo e Uran che sono avanti di una trentina di metri rispetto a loro. Adesso hanno perso sensibilmente contatto i due della Cast de Parme, Arroyo soprattutto con il suo luogotenente Rigoberto Uran. I problemi saranno più avanti, attenzione. Tanto vediamo adesso anche Androni Giocattoli, Jackson Rodriguez. Michele Scarponi è sempre nel gruppettino con i migliori, che adesso ha ripreso Francesco Failli. Cade Levans sulla sinistra del teleschermo con la maglia rossa, poi Vinokurov, Sastre, Scarponi, c'è ovviamente anche Basso con Nibali e c'è anche Gadré in questo gruppo. Sì, Gadré molto bravo salendo verso Plan de Corones, ex ciclocrossista, corridore leggerissimo, sarà 55-56 kg, ex campione nazionale di ciclocross. Questo è David Arroyo. A tuo avviso, Davide, quanto potrebbe essere il distacco limite per Arroyo per poi poter rientrare, o meglio provare a rientrare in discesa? Un minuto. Se perde più di un minuto per lui sarà difficile rientrare in discesa, ma ho il timore che possa perdere di più salendo questo Mortirolo. Adesso c'è Ivan Basso a tirare nel gruppettino dei migliori e qua dietro con Arroyo Uran e c'è anche per la Rabobank, si tratta di Ardilacano. Vediamo intanto con l'inquadratura dall'alto anche il distacco visivo tra i primi e il gruppettino, adesso il terzetto di Arroyo. Grande accordo tra Basso e Nibali, adesso è proprio il giovane siciliano che si è messo a disposizione di Ivan Basso. Si era parlato di un dualismo vero-falso, doveva essere questa tappa, questa salita con la prossima anche verso il traguardo di Aprica, e il dualismo possiamo dire non c'è stato, anzi un gioco di squadra perfetto per la Liquigas Doimo. In difficoltà Carlo Sastre. Sastre sta perdendo qualche metro adesso dalla gruppetta dei migliori. Mentre sta tenendo alla grande Garzelli, Basso nel tratto più duro si è portato alla comando, comincia il forcing del corridore varesino. Andiamo da Savoldelli in corsa.
è aumentata la velocità davanti, gli atleti dietro la maglia rosa hanno perso sensibilmente, il distacco più o meno è intorno ai 40 secondi, adesso siamo in un tratto intorno al 16-17% e stanno salendo a 12-13 all'ora. Sta salendo molto bene Ivan Basso, sta salendo abbastanza bene Nibali, non come Ivan Basso e anche Scarponi, però mi sembra che stia avendo un'ottima pedalata. Questa si sapeva era la tappa buona sulla carta per far saltare il banco, l'attacco, l'azione della Liquigas Doimo di Basso e di Nibali è arrivata proprio qua dove tutti si aspettavano, c'è stato prima un lungo lavoro ai fianchi perché la Liquigas Doimo ha fatto corsa dura fin dall'inizio, nel primo tratto in pianura quando ha fatto andare via la fuga, sì, ma è sempre stata davanti a tenere alta l'andatura e poi ha fatto corsa dura anche sulla Santa Cristina verso il GPM di Trivigno e poi dopo il grande lavoro dei gregari sono entrati in scena loro, i capitani, prima Nibali, adesso soprattutto Ivan Basso, tiene la ruota del varesino, Michele Scarponi. Non si può scattare sul Mortirolo, la salita è troppo lunga, le pendenze sono troppo arcigne, sta salendo ad un gran ritmo Ivan Basso, sta cercando di mettere in difficoltà Cadel Evans, sta cercando di mettere in difficoltà tutti, sono rimasti in pochi, sono 5 o 6 che compongono il gruppo di Ivan Basso e non c'è in questo gruppetto Carlo Sastre, poco più indietro ma non c'è in questo gruppetto. Andiamo da Paolo Savoldelli. 50 metri per Carlo Sastre sul gruppetto di Ivan Basso, vedo affaticato Vinocuro, penso che perderà contatto da tra poco. E a voi come lo vedi Cadel Evans? Ma Evans è difficile da interpretare perché sposta sempre le spalle, si alza, si siede, sembrava già tutta in fondo però è sempre lì. A voi. L'impressione che ho io è che stia leggermente faticando, ma potrebbe essere solamente un'impressione, come dicevi tu Paolo. È intanto l'occhio del falco, perché aveva visto giustissimo Paolo Savoldelli, e infatti si sta staccando adesso Vinokurov, aveva perso contatto in precedenza anche Gadré. Andrea De Luca, vai! Il gruppetto composto da Cunego, Fort e Pinotti ha raggiunto la maglia rosa Arroyo e Rigoberto Uran. Grazie Andrea, qua intanto siamo con le immagini su Alexander Vinokurov, si sapeva che questa non era salita per le sue caratteristiche e adesso infatti sta perdendo contatto, attenzione perché anche Evans è in difficoltà, anche Evans è in difficoltà, Michele Scarponi rimane lì agganciato alla ruota di Basso dietro Nibali e poi Evans, quasi a non voler guardare davanti ma solo a tenere l'occhio fisso sulla sua ruota anteriore, è il momento più difficile questo. Sta faticando e molto Cadel Evans, anche Nibali, vedete le spalle che si muovono sempre di più, ma sta cercando di tenere duro, sta tenendo duro molto bene Michele Scarponi, ma è lui, sempre lui Ivan Basso, che sta cercando di staccare tutti quanti. Davanti c'è Stefano Garzelli, dietro però per quanto riguarda la classifica generale è un bellissimo testa a testa quello tra Ivan Basso e Cadel Evans, Italia contro Australia, le parlevamo già nel giorno di Plan de Corones, adesso siamo alla resa dei conti. Ho l'impressione che Ivan Basso abbia leggermente rallentato perché ha visto Nibali un po' in difficoltà, questa è la mia impressione perché si è voltato e quando ha visto Nibali a 2-3 metri ha calato leggermente. E ricordiamo che questa non è una tappa come quella dello Zoncolan, l'arrivo non è qua in cima, ma dopo c'è da fare una discesa molto molto impegnativa e un uomo come Nibali a Basso serve tantissimo. Penso proprio di sì, vedete che adesso Ivan Basso ha lasciato strada a Michele Scarponi, guardate gli occhi, mancano ancora tanti chilometri, Gran Premio della Montagna a 32 dal traguardo e difatti vedete c'è stato questo rallentamento con la possibilità per Cadel Evans di rimanere lì a 5-6 metri. Aver appena allentato il ritmo, chiaramente questo ha consentito a Evans di riportarsi sotto, anche se però adesso c'è un nuovo momento di difficoltà per l'australiano perché Basso sì magari aveva rallentato ma lo stesso non si può dire per Scarponi, no. E dopo il nuovo a fondo di Scarponi di nuovo Evans ha perso contatto, guardate adesso sono una trentina di metri di ritardo per il campione del mondo Paolo Savoldelli. Cadel Evans si è seduto, al momento che si è seduto la sua velocità è calata notevolmente, dai 5 metri che è passata una ventina di metri, sembra in un fo... non deve commettere l'errore che ha fatto sullo Zoncolan. A voi.
Allora intanto c'è rilevamenti cronometrici 1.18 da Scarselli per quanto riguarda il gruppettino con Basso che da Garzelli ha un ritardo di 2 minuti e 14, dunque in pratica un minuto il ritardo di Arroyo nei confronti di Van Basso e di chilometri ne mancano ancora 6. Quando transiteranno il meno 40 anche Basso e Evans andremo con l'ultima parte della nostra diretta, giro all'arrivo, ma prima aspettiamo chiaramente il passaggio sotto lo striscione dei meno 40, eccolo qua per il gruppo della maglia rosa per Arroyo che transita con 2.19 da Garzelli per il gruppetto di Arroyo. Andiamo da De Luca. Siamo proprio dietro alla maglia rosa, 8 km e 5 alla vetta per loro e da questo gruppetto si è staccato da un centinaio di metri Damiano Cunego che non riesce a tenere il ritmo della maglia rosa che sta facendo forcing e anche Rigoberto Uran si è staccato da questo gruppo mentre invece tiene Richie Port. Perde dai 5 ai 10 secondi al chilometro Arroyo nei confronti di Basso. La sofferenza, le difficoltà di Cade Evans che sta perdendo contatto, a quel punto dovrà dare tutto, ma proprio tutto in discesa. L'australiano dopo lo scollinamento dal Gran Premio della Montagna ha un ritardo dal gruppettino di Van Basso Evans di 10 secondi. Andiamo con l'ultima parte della nostra diretta, giro all'arrivo, prima come sempre la frase d'autore. In quest'ondata di uomini, motori e ruote. La 19esima tappa del Giro d'Italia da Brescia alla Aprica, 195 km con una salita simbolo nella storia del Giro, il Mortirolo, quella che stanno affrontando adesso i corridori. Al comando c'è Stefano Garzelli che ha un vantaggio di un minuto sul gruppettino con Ivan Basso, Vincenzo Nibali e Scarponi a 1.18, insegue Evans insieme a Samoilau. Arroyo 2 minuti e 15. Andiamo subito in corsa con Paolo Savoldelli. Binocolo rossastro si stanno riportando su Evans che continua a perdere terreno. L'ultimo rilevamento dava intorno ai 20 secondi. Mentre qua davanti Ivan Basso sta continuando veramente con un passo deciso senza chiedere aiuto a nessuno. A voi. Ricordiamo anche la classifica generale perché dobbiamo sempre tenerla sott'occhio oggi perché stasera chissà potrebbe essere stravolta rispetto a quella con la quale siamo partiti stamani. Arroyo maglia rosa con 2.27 su Basso, 2.44 su Richie Port, 3.09 su Evans, 4.41 su Sastre. Vedete che Cade Evans è stato raggiunto da Vinokurov e Sastre, ha cercato di tenere duro Cade Evans e adesso è un po' in difficoltà, sono saliti con il proprio passo Sastre e Vinokurov e stanno resistendo anche se come vedete il passo di Van Basso è decisamente superiore rispetto al gruppetto inquadrato in questo momento, sta arrivando l'ammiraglia Liquigas. Non è lo stesso Cade Evans che avevamo visto in azione sullo Zoncolan, Davide. No. Sta pagando fin dai primi chilometri, sempre sui pedali, sembrava che faticasse più del normale ed è stato così. Sta andando molto bene Stefano Garzelli, sta perdendo nei confronti di Basso ma sta tenendo abbastanza bene. E questi invece sono gli stessi occhi dello Zoncolan per Ivan Basso. Lo sapeva, lo ha capito, lo sta facendo vedere adesso sulla strada che questa può essere la sua tappa, può essere la sua giornata. Per quanto riguarda la classifica generale, un'altra prova di orgoglio straordinaria per Stefano Garzelli e questa è la terza espressione perché questa è anche una sfida di facce, una sfida di occhi tra Basso, Garzelli, Evans. Se tu noti non c'è smorfia nel viso di Cade Evans, c'è soprattutto concentrazione, devi sopportare la fatica, sai che ci sono ancora tanti chilometri e sai che il Giro d'Italia ti sta sfuggendo di mano, nonostante questo devi tenere duro, speri che gli altri calino, speri che la crisi ti passi, è veramente un gioco non solo di forza ma anche di testa, in queste salite la testa è molto molto importante, soprattutto in una finale di Giro d'Italia come questo. Ci sono 42 secondi di differenza in classifica generale tra Ivan Basso e Cade Evans, si era parlato di un possibile dualismo in casa Liquigas-Doimo tra Basso e Nibali, invece abbiamo visto
proprio poco fa Vincenzo Nibali davanti per aiutare il suo capitano, per tirare su questa micidiale salita del Mortirolo il suo capitano. Coppia perfetta, Basso prima ha rallentato leggermente quando ha visto Nibali in leggera difficoltà, la difficoltà per il momento è passata. Nibali, beh, oggi sta facendo una grande tappa come al solito, solamente sullo Zoncolan ha pagato un po' lo sforzo del giorno precedente, ma oggi veramente un grande Vincenzo Nibali. Soltanto 18 secondi di vantaggio sono rimasti a Stefano Garzelli nei confronti del terzetto con Basso, Nibali e Scarponi. Uno splendido Michele Scarponi, Davide. Beh, è stato uno tra i più forti in tutte le salite. Adesso è ancora lì con la coppia Liquigas-Doimo e Ardi la sta aiutando Arroyo. Arroyo che ha perso il compagno di squadra Rigoberto Uran, che è stato decisivo per lui nelle prime rampe del Mortirolo. Abbiamo parlato a lungo nei giorni scorsi di alleanze, di possibili aiuti in corsa che ci sono sempre stati nella storia del ciclismo. Adesso Ardi Lacano può dare una mano ad Arroyo. Intanto nell'inquadratura precedente abbiamo visto inesorabile la marcia del terzetto con i due della Liquigas Doimo, Basso e Nibali, e il capitano dell'Androne di Qui Giovanni Scarponi stanno per andare a riprendere Stefano Garzelli. Arroyo, la resa della maglia rosa, sta comunque cercando di tenere a duro. Il suo vantaggio in classifica è superiore ai 2 minuti, ma proprio in questo momento è intorno al minuto e 30, il minuto e 40 il suo ritardo nei confronti di Basso. Garzelli ripreso da Basso, Nibali e Scarponi. Questi sono i primi quattro, dunque un quartetto al comando della 19ª tappa, la tappa del Mortirolo. Garzelli, Basso, Nibali e Scarponi. Era partito sulla salita di Santa Cristina verso il Gran Premio della Montagna di Trivigno da solo. Stefano Garzelli aveva cominciato con un paio di minuti, 2 minuti e mezzo di vantaggio la salita del Mortirolo. Hanno fatto una cosa eccezionale dietro. E adesso il ritardo di Arroyo è di 2 minuti, quasi 2 minuti. Ricordiamo poi gli abbuoni, Ricordiamo gli abbuoni, ci sono 20 secondi al primo, 12 al secondo, 8 alla terza. Una battuta con Silvio Martinello sul palco del processo alla tappa. Ma semplicemente per ribadire quello che Davide ha detto già un'ora e mezza fa riguardo all'attacco di Garzelli, nel senso che Stefano probabilmente sapeva di pagare sulla salita del Mortirolo, ha tentato questo bellissimo attacco sulla salita di Trivigno, tra l'altro aumentando il suo vantaggio in discesa, e ora ha la possibilità appunto di essere con i migliori nella scalata del Mortirolo quando mancano circa 5 km e mezzo alla vetta, e di tentare di riuscire a resistere a questo punto al forcing di un Basso veramente scatenato, che è ai livelli della tappa del Monte Zoncolan. Per noi una brevissima, ma davvero brevissima pausa. Ed eccoci di nuovo in diretta. È andato il tratto più duro del Mortirolo, ma la salita continua per arrivare a quota 1854. Stefano Garzelli, dopo la grande azione sul Santa Cristina verso il GPM di Trivigno, è stato ripreso da Basso, Nibali e Scarponi, adesso non riesce a tenere il contatto. L'impressione che ho è che Basso non sia tutto, abbia ancora un leggero margine per fare qualcosa nel finale, forse preferisce tenere Nibali con sé. Scarponi in classifica è abbastanza lontano. Cadelevans lo ha staccato, Arroyo lo ha staccato, il ritardo della maglia rosa è superiore ai 2 minuti, ci sono ancora 4 km di salita. Basso, non dimentichiamolo mai, in classifica generale stamani aveva 2 minuti e 27 secondi da Arroyo. Adesso è un sogno rosa quello di Ivan Basso e sta cominciando a piovere. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. Sempre dietro la maglia rosa Arroyo, che come vedete nelle immagini ha staccato tutti, solo con lui è rimasto Ardila. Siamo a 6 km esatti dalla vetta del Mortirolo. Arroyo ha deciso di salire con il suo passo, grande sforzo, comunque significativo il fatto che abbia staccato sia Cunego che Pinotti che Porta. Sì, sta piovendo e ogni minuto che passa la pioggia si intensifica sempre di più. Dunque superata la metà della salita del Mortirolo, per abbondantemente superata la metà salita per il gruppettino, per il terzetto al comando.
Le pedalata leggermente più agile per Ivan Basso, un po' più dura per Nibali, se riuscirà con gli allenamenti ad aumentare di 5 o 6 pedalate al minuto la cadenza andrebbe molto molto più forte, ma è un lavoro che ha fatto Basso in passato e anche adesso e dovrebbe fare anche Nibali per diventare ancora più bravo. E qua dalla Basso li vedono i tre davanti, Nibali, Scarponi e Basso, che sta continuando nel suo eccezionale forcing. Ha perso contatto Stefano Garzelli, che si volta per controllare la posizione di questi altri quattro corridori che sono Sastre, Vinokurov, Gadré e Evans. 25 secondi il ritardo di Stefano Garzelli, qui invece siamo su Vinokurov, su Sastre, e qui invece siamo sulla maglia rosa di Davide. Loro sono ancora nel bosco e qua vediamo la situazione meteo sempre più al limite, grossi problemi anche per i nostri elicotteri. Ne approfittiamo per ringraziare una volta di più, ed è davvero un ringraziamento sincero per il loro eccezionale lavoro, i due piloti degli elicotteri, Gianni Bugno e Gaetano D'Amato, gli operatori Giorgio Viana e Paolo Dominici e tutto il gruppo, la nostra splendida squadra che in questo Giro d'Italia si sono trovati in pratica tutti i giorni a lavorare in condizioni sempre sempre difficilissime. Un minuto il ritardo di Sastre ed Evans con Vinokurov. Andiamo da Paolo Savoldelli. Sì, mi trovo dietro Ivan Basso, stanno salendo sempre molto bene, io vedo anche il gruppetto di Sastre, secondo me si stanno gestendo al meglio che possono perché l'andatura è quasi aumentata da prima. A voi. Intanto la maglia rosa è rimasta da sola perché prima aveva perso Rigoberto Urán, il suo compagno di squadra alla Caisse de Parma, e adesso si sta staccando, anzi si è staccato anche Arvilacano. 1 minuto e 46 il ritardo di Arroyo, e come avevo detto prima è leggermente calato il ritmo di Basso proprio per tenere con sé Vincenzo Nibali. 1 minuto e 46 secondi, anche perché come precisavi poco fa Davide, è importante il fatto che classifica generale alla mano, sì, è pericoloso, ma fino a un certo punto Michele Scarponi è abbastanza lontano in classifica generale, ottavo, i pericoli sono Arroyo e Cade Evans, lo vediamo proprio qui che ha un ritardo in questo momento di 1 minuto. In pratica ci sono 3 minuti in classifica generale tra Basso e Scarponi, dunque ai due della Liquigas Doimo va bene anche magari rallentare un po' per permettere a Nibali di restare nel terzetto portandosi dietro anche Scarponi. E non dimentichiamoci che c'è la tappa di domani, Basso deve correre con intelligenza, ha il giro a portata di mano e quindi deve dosare le forze, ha già staccato gli avversari, coloro che potevano batterlo in questo giro, e sta correndo con grande intelligenza e naturalmente con tanta forza. Il quartetto con Vinokurov, Gadré, Evans e Sastre adesso si sta un po' sfilacciando sotto l'azione proprio del kazako, ex maglia rosa, rimane in ultima posizione Sastre. Più dura la pedalata di Cade Evans, non molla Vinokurov, anche Sastre lì in leggera difficoltà. Qui adesso siamo con Samoilau che è stato ripreso da Arroyo, non toccate i corridori. Sì, davvero, le solite raccomandazioni, magari per dare una spinta, per cercare di dare un aiuto, invece si fa peggio che meglio, assolutamente non toccare i corridori. Soprattutto su, sempre, ma in modo particolare su salite così, che hanno delle pendenze così cattive, così arcigne, pendenza media del Mortirolo, ve lo ricordo, 10,3, pendenza media, e poi la pendenza massima del 18%. Ci avviciniamo ai meno 3 al Gran Premio della Montagna. 3 chilometri alla GPM, in pratica siamo dove si innesta la strada che viene da Grosio, uno degli altri, delle quattro vie di accesso verso il Mortirolo, poi ci sono anche i versanti di Trivigno e quello di Monno da Edolo. Non ce la fa più Stefano Garzelli, tra un po' verrà ripreso dal gruppetto di Cade Evans, Vinokurov e Sastre. A quel punto chiaramente conviene anche a Garzelli, visto che davanti se ne sono andati Basso, Scarponi e Nibali, gli conviene aspettare quelli dietro per non continuare da solo, soprattutto in vista della discesa. Basso, Nibali, Scarponi. 44 secondi adesso il ritardo di Garzelli rispetto a questi tre
il grande lavoro di squadra della Liquigas Doimo con Agnoli, eccezionale, con Kieserlowski, con Schmidt nei tratti pianeggianti nelle prime salite della giornata, al passaggio da Aprica, poi sulla GPM di Trivigno e nelle prime rampe del Mortirolo. Poi sono entrati in scena loro, i capitani Vincenzo Nibali e soprattutto Ivan Basso. Le espressioni, grazie a Nazareno Balani che ci ripropone sempre questi primi piani, queste inquadrature molto strette, perché si capisce dalle gambe, si capisce dal volto dei corridori com'è la situazione, Davide. Non pensi quanti chilometri mancano, cerchi di contare le pedalate, conti un chilometro alla volta, non quasi te ne freghi di chi ti sta davanti, cerchi soprattutto di concentrarti su te stesso, su quello che riesci a fare, cerchi di andare più forte possibile, ma a volte non ce la fai perché la fatica poi ti attanaglia i muscoli. Questi sono i momenti più difficili, momenti più belli invece per Ivan Basso, perché si sta rendendo conto che nessuno può andare più forte di lui. Un tornante di differenza in pratica tra la testa della corsa e questi che sono i più immediati inseguitori, ripreso Garzelli anche dal gruppettino di Vinokurov al tornante 11, sono già passati i corridori davanti al monumento che ricorda, che celebra Marco Pantani. Questa era la sua salita, è la sua salita. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ivan Basso sta facendo un passo veramente veramente forte, hanno rilanciato l'andatura su questi tratti di strada meno duri, vuol dire che sì, questo è sintomo di freschezza. In più gli inseguitori non riescono più a vederli e moralmente ti butta giù. A voi. Molto bravo Arroyo, ancora 1 minuto e 42 secondi di ritardo. Vinokurov intanto va da solo, non tengono la ruota del kazako Gadre, Evans, Sastre e neppure Garzelli. E qua Nibali dà uno spintone a questo tifoso, e meno male che si è limitato a uno spintone, però in certi casi veramente, ma come si fa a non capire che in quel modo si disturbano i corridori? 35 km al traguardo, la situazione cronometrica anche in grafica, 55 secondi tra i tre di testa e la gruppettino con Cadel Evans, 1.42 il ritardo per il gruppetto della maglia rosa. E poi da non dimenticare che questa tappa non finisce in cima alla Mortirolo, ma c'è una discesa davvero molto impegnativa da affrontare, poi l'ultimo tratto in salita verso l'Aprica, non per la statale, dunque per la strada che è sempre stata fatta finora, ma con un passaggio nuovo, con una strada secondaria che passa da Corteno Golgi. Una salita, uno strappo di 2 km con delle pendenze che arrivano al 15%, ed è per questo che adesso Ivan Basso si è portato al comando. Mi sembra che stia pedalando abbastanza bene anche Vincenzo Nibali, potrebbe dargli una mano in discesa nel disegnargli le traiettorie migliori. Il problema è che probabilmente troveranno strada bagnata. Meno di 3 km al traguardo, andiamo anche noi là in strada con gli effetti, sentiamo. Questo è Vinokurov che ha lasciato sul posto gli altri inseguitori, Evans, Sastre e Gadre. Se arrivasse in cima con un minuto di ritardo potrebbe addirittura avere la possibilità di rientrare. Adesso anche Sastre sta cercando di staccare Cadel Evans in difficoltà. Cadel Evans, nuovo momento di crisi, sì, nuovo momento di crisi per Cadel Evans. Sono adesso 35 km al traguardo, ne mancano poco più di 2 al Gran Premio della Montagna. Eccolo qua Aleksandar Vinokurov, attenzione al ritardo del kazako. Intanto Garzelli viene ripreso anche da Samoilau e dalla maglia rosa di David Arroyo, che sulla sua strada piano piano ha trovato sempre dei compagni di viaggio, no? Prima Ardilacano, adesso Samoilau. Sì, gli danno una piccola mano. Vinokurov si è ripreso, vedete adesso la sua pedalata è un po' più agevole, anche perché questi ultimi 3 km sono leggermente più facili. Sta cedendo Cadel Evans anche rispetto alla coppia con Sastre e Gadre. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro la maglia rosa, da sottolineare che la maglia rosa si sta difendendo molto bene, l'avete già detto voi, e soprattutto lui è spagnolo,
porta la maglia di leader della classifica, il suo avversario è Ivan Basso in questo momento italiano, però non mancano gli incitamenti e tutti lo applaudono al suo passaggio e lo incitano. 56 secondi intanto il ritardo di Vinokurov ai meno 35, dove transita adesso anche Cadel Evans, 1:10 il ritardo per il campione del mondo, dunque sta guadagnando più di un minuto Ivan Basso rispetto a Evans. Adesso si è riportato al comando Ivan Basso, mi sembra che sia aumentato leggermente il ritmo. 2 chilometri, qualcosa di più al Gran Premio della Montagna. Quando transiteranno al GPM mancheranno ancora 32,5 chilometri prima della conclusione alla Prica. Ed ecco la situazione dei distacchi, 56 secondi, sono 56 secondi di ritardo di Vinokurov, 1:10 invece il ritardo di Evans, e questo è il passaggio di Arroyo ai meno 35. Molto bravo David Arroyo, si è staccato subito, preferito salire del proprio passo e i frutti si vedono, all'intelligenza di conoscere i propri limiti, e sta tenendo molto molto bene la maglia rosa. Lo aveva messo in conto che qualcosa lo avrebbe perso David Arroyo, ma si sta difendendo alla grande. In certi casi bisogna anche sapersi difendere quello che sta facendo Arroyo. 1:50 il suo ritardo è meno 35. Pensavo che potesse perdere un paio di minuti sul mortirolo e potrebbe essere proprio quello il ritardo di Arroyo in cima al Gran Premio della Montagna. Le difficoltà, la fatica non è più... non è più bella la pedalata, no. di Evans, Davide. E quando va in crisi su una salita come il Mortirolo si fa buio, non ce la fa più a tenere Vinokurova, non ce la fa più a tenere Sastre, e adesso è lì a 100 metri da Sastre il corridore spagnolo. Eccolo qua, facciamo bene in italiano a restare con la nostra moto su Evans adesso per vedere il ritardo che ha rispetto a Gadré e a Sastre, perché abbiamo parlato tanto in questi giorni della sfida, del duello diretto tra Evans e Basso, ed è proprio questo il duello che stiamo vivendo anche sulle rampe del Mortirolo. E abbiamo ancora una volta visto un grande Vincenzo Nibali, non doveva venire al Giro d'Italia, era a mangiare il granito e ha vestito la maglia rosa, ha vinto la tappa del Grappa e adesso è qui a lottare per un podio al Giro d'Italia. La divisione, la suddivisione dei ruoli in casa Liquigas, è stato piazzato un massaggiatore intanto al Gran Premio della Montagna proprio per rifornire di acqua i corridori, un massaggiatore della Liquigas Doimo, la suddivisione dei ruoli, perché adesso in discesa dovrebbe entrare in scena proprio lui, Nibali. E potrebbe aspettare Ivan Basso, disegnargli le traiettorie, non credo che ci sarà un attacco del corridore siciliano, perché qui Basso si sta giocando il Giro d'Italia. Non dimentichiamoci che Arroyo ha un vantaggio di 2:27 e quindi bisogna arrivare con un vantaggio maggiore. Andiamo in corsa, Paolo Savoldelli, vai! Continua sempre spedita l'azione di Basso, si sta sobbaccando tutto il lavoro, lui Nibali nei pezzi più pianeggianti gli dà un cambio e Scarponi resta sempre sulla ruota. Volevo segnalare che l'ammiraglio della Liquigas è da tanto che resta sulla scia dei tre fuggitivi, mentre quella dell'Androni di cui Giovanni non c'è ancora. A voi. Meno di 1 chilometro al Gran Premio della Montagna. Basso ha fatto in pratica tutto da solo in questa salita, adesso si porta davanti Vincenzo Nibali, parlottano i due, grande Michele Scarponi, che è vero in alcuni momenti il ritmo è stato un po' allentato, ma Scarponi non ha mai, ma proprio mai avuto un attimo di cedimento. Beh, è la conferma per questo marchigiano di Filottrano, l'anno scorso vincitore di 2 tappe, uscito in classifica all'Alpe di Siusi, quest'anno si è allenato per far classifica e ci sta riuscendo. Andrea De Luca in corsa, dov'è Arroyo? La maglia rosa, eccola inquadrata. La maglia rosa è a 5 tornanti dal Gran Premio della Montagna, sta rinvenendo su Carlos Sastre, praticamente a 2,5 chilometri dal Gran Premio della Montagna del Mortirolo. C'è da segnalare che sta piovendo forte adesso. Basso, Scarponi, Nibali sono vicini al GPM. Sastre ha un ritardo di 1:10 all'ultimo chilometro della Mortirolo. Invece è superiore ovviamente il ritardo
di Cadel Evans che aveva perso contatto da Cadré e Sastre. Andiamo ancora a sentire la voce sulla strada. Secondi il ritardo di Gnocrov, 1.10 il ritardo di Sastre rispetto a questi tre che sono al comando, Basso, Nibali e Scarponi. 500 metri al Gran Premio della Montagna, Basso prima stava cercando la vetta, la conosce, qui nel 2006 è transitato in maglia rosa. Fa freddo perché ci sono 8 gradi, piove sulla vetta del Mortirolo, eppure ancora una volta è lo spettacolo dei tifosi perché anche loro sanno regalare le emozioni. Questo è il grande fascino, la grande forza del ciclismo. Stanno per arrivare alla Gran Premio della Montagna, Basso, Nibali e Scarponi. Ultimo tornante, adesso ha cambiato rapporto, ormai è vicinissimo, ha cambiato rapporto e ha cambiato anche marcia per queste ultime centinaia di metri. Ivan Basso, il ghigno del Varesino, il ghigno, guardate la forza nell'espressione di Ivan Basso. Vediamo se si mette la mantellina, probabilmente no, qui bisogna andare a tutta, come a tutta sta andando Vinocuro, sta recuperando, potrebbe addirittura avere la possibilità di rientrare nella lunga discesa. Eh sì, se transita con meno di un minuto alla GPM, Vinocuro potrebbe rientrare. L'ultimo sport si alza sui pedali, Ivan Basso per dare l'ultima tirata prima del Gran Premio della Montagna, pronti anche a far fermare il cronometro per vedere quanto ci hanno messo a percorrere quest'anno il Mortirolo. Un attimo, poi daremo la linea. 44 e 40 secondi. Dunque resiste il record di Ivan Gotti. Andiamo da Andrea De Luca. A 500 metri dal Gran Premio della Montagna è transitato Cadel Evans e Arroyo sta rinvenendo su di lui. Adesso a un centinaio di millimetri di distacco lo spagnolo dall'australiano. Si è gestito alla grande lo spagnolo, un po' meno Cadel Evans, in recupero Vinocuro, ancora 100 metri per lui. Teniamo d'occhio il cronometro, un altro a sinistra perché adesso sono importantissimi i rilevamenti cronometrici, i distacchi quando siamo all'inizio della discesa. Basso e Nibali hanno parlato, si sono affiancati e adesso comincia la discesa. Probabilmente Basso ha chiesto a Nibali di disegnargli le traiettorie. Non credo che ci sarà un attacco di Nibali. 55 secondi il ritardo di Alexander Vinokurov al GPM, si butta anche lui in discesa, meno di un minuto, ci sono le possibilità perché possa rientrare Vinokurov? Sì, ci sono, è una buona discesista, tra l'altro con la strada bagnata Basso sarà ancora più attento, lo sappiamo, la discesa è il suo punto debole. Prima di arrivare al GPM si prepara Cadel Evans per affrontare la discesa, cerca per quanto possibile di difendersi con il giornale, forse con la mantellina. Vediamo il suo ritardo al Gran Premio della Montagna dove era transitato con 55 secondi di Nokurov. Vediamo invece ora il ritardo di Cadel Evans e siamo a 1 minuto e 43 per Evans, vicinissimo alla GPM anche Davide Arroyo che adesso deve fare lo slalom tra le ammiraglie, transita ora alla Gran Premio della Montagna, 1 e 55, ha limitato i danni alla grande Davide Arroyo. Andiamo da Savoldelli. Secondo me Ivan Basso ha chiesto a Nibali di non superarlo per non prendere i rischi in questo primo tratto di strada, ma se così fosse è un errore perché Nibali deve fare le linee, guardare bene Basso e restare tutti insieme. A voi. Stanno scendendo abbastanza piano, come vedete, come era nelle previsioni, Nibali sta aspettando Ivan Basso, molta attenzione in questo tratto ripido, strada bagnata, Scarponi anche lui non è fortissimo e quindi stanno insieme. Qua Arroyo ha qualcosa da ridire, anzi due belle manate alla macchina dell'Astana e in effetti ha tutte le ragioni del mondo la maglia rosa, perché anche la giuria, insomma, beh, quella macchina lì non è che ci dovesse stare. Arroyo è in discesa. Arroyo adesso deve cercare di riprendere Cadel Evans che potrebbe essere, attenzione, ha sbagliato la curva di Vinokurov. Questa curva di Vinokurov, 30 km alla conclusione, asfalto bagnato, grazie a Antonello Balani. Qua è andato lungo Vinokurov che è riuscito a correggere proprio in extremis
la traiettoria. Intanto Arroyo ha ripreso e superato Cadel Evans. Fortissimo in discesa il corridore spagnolo, molto più tranquillo, attenzione perché sta scendendo molto più veloce Arroyo rispetto al perfetto al comando. Vedete la difficoltà di basso, le differenze si fanno in salita ma si possono fare, a volte si fanno anche in discesa. Vedete, guardate basso, ha frenato troppo con il freno posteriore, la ruota si è bloccata, non riesce proprio a fare le traiettorie giuste. Nibali continua a voltarsi indietro. Sì, stavo per dire proprio quello Davide, che Nibali qua ci metterebbe un attimo a prendere il largo, invece continua a voltarsi per aspettare basso. Guardate, anche adesso si gira, ma ci sei oppure no? Sembra dire al suo capitano, transitano ai meno 30, anche Scarpa mi sembra piuttosto prudente in questa discesa. Ecco, vedete, se voi guardate proprio la traiettoria, guardate la ruota, vedete che per un attimo si è bloccata, ha frenato troppo con il freno posteriore e Nibali si volta. Vedete adesso Vino che sta cercando di rischiare il tutto per tutto, ma per il momento quello che va più veloce di tutti, almeno l'impressione che ho, è Arroyo. Non ce la fa adesso, si è spaventato Vinokurov. Eccolo qua invece, guardate come va giù Arroyo. Asfalto bagnato, discesa estremamente impegnativa, estremamente pericolosa. Nella prima parte ci sono molto 8 tornanti ed è questa la fase più delicata. Andiamo da Andrea De Luca in corsa. Siamo proprio dietro Arroyo che ha distanziato di 15 metri Cadel Evans, significativo che appena ha avuto lo spiraglio per vedere la visuale con i vari tornanti, lui ha puntato subito l'occhio in giù per vedere se riusciva a incrociare Ivan Basso, invece ha visto Carlo Sastre davanti a lui e ha iniziato a menare a tutta. Savoldelli, di discese chiaramente te ne intendi e come, allora raccontaci questa discesa giù dal Mortirolo. Allora, questa è una discesa abbastanza veloce, strada bellissima, logicamente essendo bagnata devi tenere qualche metro di sicurezza nel caso che commetti un errore. Sicuramente non è il Nibali del Monte Grappa, sta scendendo con i freni tirati. A voi. Sta guadagnando Arroyo meno di un minuto e mezzo, ha guadagnato tantissimo in questo primo tratto, ma si vedeva molto fluida, molto bella l'azione di Arroyo, un po' più in difficoltà Cadel Evans, vedete, ha rischiato. Accidenti, che rischio ha preso qua Evans, è finito fuori dall'asfalto, stava per andare a sbattere contro quella macchina prima e poi contro un camper, davvero ha corso un rischio incredibile. Un ringraziamento davvero, davvero sentito, non sono frasi fatte, per i piloti del nostro aereo ponte, degli elicotteri, perché anche oggi in queste condizioni meteo davvero difficile, avete visto dove erano le nuvole basse, ma hanno fatto un lavoro e stanno facendo un lavoro straordinario, grazie davvero, perché anche e soprattutto per merito loro che possiamo vivere e seguire insieme queste emozioni. Siamo in discesa, due minuti il ritardo di Arroyo. Secondo me non è corretto questo dato. Un po' troppo, sì. No, ma ho cronometrato io prima guardando in bassa frequenza le immagini ed è inferiore il ritardo della maglia rosa. Adesso è stato superato la fase più difficile, più tecnica di questa discesa, Davide, che ora è più pedalabile. Sì, è più facile, ci sono adesso alcuni rettilini, tra un po' qualche tornante, guardate come va giù bene Arroyo, sembra di vedere quasi Savoldelli. Andiamo da De Luca. Siamo dietro Cadel Evans che ha approfittato appena la discesa è diventata meno tecnica per abbeverarsi e cercare anche del mangiare, ma non è riuscito però a nutrirsi. Intanto Arroyo ha recuperato su Sastre e su Gadré, era passato con 26 secondi di ritardo al Gran Premio della Montagna rispetto a Sastre e Gadré, dunque gliel'ha ripresi in questa prima parte di discesa e adesso potrebbe cercare di staccarli. Molto bravo Arroyo, corridore esperto, sapevamo delle sue caratteristiche in salita, sapevamo della sua esperienza, della sua capacità di gestirsi, però nei grandi giri, sempre intorno alla decima, undicesima posizione, non era mai stato tenuto veramente d'occhio in discesa, no? E dunque era un po' abbastanza misterioso vedere cosa avrebbe potuto fare in discesa. E invece
ha bucato di dentro Sastre. Invece basta vedere anche le immagini dall'elicottero, la difficoltà, un abbasso impacciato, ma era normale, soprattutto quando la strada è bagnata. Sta cercando Nibali di aiutarlo in questi tratti, sta cercando di affrontare le traiettorie migliori. Tra un po' la strada diventa più bella, la strada più larga, ci sono ancora alcuni tornanti, ma il difficile ormai è alle spalle. Un vero drago in discesa non sembra neppure Sastre. No, per niente. E infatti Arroy adesso se ne sta andando dopo aver ripreso Gadré e lo spagnolo della Cervelo. Eccolo qua Arroy che ha guadagnato una quindicina di metri di vantaggio. Intanto il ritardo di Vinokurov, sempre attestato intorno ai 45 secondi da Nibali, Basso e Scarponi, dunque ha recuperato una decina di secondi in discesa. Sì, ha sbagliato una curva, si è un po' impaurito, ne ha sbagliato un'altra e non è riuscito a guadagnare granché. Adesso l'asfalto è sempre bagnato, ma la strada sembra in condizioni migliori rispetto ai primi chilometri della discesa, anche da un punto di vista psicologico può essere un aiuto in più per Basso. Un aiuto, sì, un grande aiuto. Adesso qui siamo su Vinokurov, il suo ritardo è di 45 secondi in questo momento e mancano 25 chilometri al traguardo. Siamo tornati qua con i tre al comando, Nibali, Basso e Scarponi. Stanno affrontando la discesa fin dal primo metro in quest'ordine. Chiaramente erano queste le disposizioni date anche dallo staff tecnico della Liquigas Doimo. Chiaramente Vincenzo Nibali aveva questo compito, soprattutto di aiutare, di disegnare le traiettorie in discesa per Basso. Allora mi sembra che Arroyo abbia un ritardo di un minuto in questo momento nei confronti di Basso, sta recuperando e anche tanto. Arroyo che ha lasciato lì Sastre e Gadré, andiamo da Savoldelli. Sì, Arroyo sta scendendo molto bene, è deciso, sta anche rischiando, ha staccato Sastre, prende le curve abbastanza bene, pulito. Logicamente non c'è da rilanciare qua perché con la strada bagnata la velocità è abbastanza limitata. A voi. La vuole difendere, la sta difendendo con i denti questa maglia rosa David Arroyo. Era stato oggetto di tante discussioni anche nei giorni scorsi, guai commettere l'errore di dare per spacciato David Arroyo, ma bisognava assolutamente allargare il discorso maglia rosa a Basso Evans, ma anche proprio a lui. Il mio rilevamento era corretto, pensate che Arroyo sta per riprendere Vinokurov, pochi secondi tra i due. Andiamo da Andrea De Luca per segnalarvi che Arroyo sta facendo una gran discesa, ma anche Cade Levant sta andando giù bene, infatti sta recuperando vedo davanti Sastre e Gadré, in questo momento li vede anche Cade Levant, quindi gran recupero anche da parte dell'australiano in discesa. Ci sono pochi secondi di differenza tra Vinokurov e Arroyo, che in quel tratto con un breve rettilineo ne ha approfittato anche per bere. Ha recuperato quasi un minuto Arroyo in questo tratto di discesa, adesso la strada si sta asciugando. Si sta asciugando l'asfalto, questi sono i tre al comando, Scarponi, Basso e Nibali, dietro il recupero di Vinokurov, di Evans, ma soprattutto il recupero della maglia rosa David Arroyo. Andiamo ancora da Paolo Savoldelli. Sì, adesso viene il tratto di strada più bello per Arroyo, perché montando le ruote alte i rettilini sono più lunghi, strada più larga e dovrebbe guadagnare. È molto il distacco, però per me in fondo può arrivare con una trentina di secondi da Basso e Nibali. A voi. Se riesce Basso a mantenere una trentina di secondi, allora lì, anche lì diventa fondamentale il ruolo, l'aiuto di Nibali, perché poi la strada scende verso Edolo e riprende a salire, ma è veramente uno spettacolo Arroyo in discesa, fortissimo, il più forte, eccolo, eccolo lì. Là, lo sta riprendendo Alexander Vinokurov, dunque adesso è anche lui a 45-46 secondi da Basso, Nibali e Scarponi. Sta facendo una discesa stratosferica David Arroyo, si sapeva che aveva buone qualità in discesa, però vedere questa macchia rosa scendere in questo modo, beh, era difficile da pronosticare. Sicuro, veloce, traiettorie perfette, mai un'indecisione. Sicuro, veloce e coraggioso, aggiungerei. Tanto vedete che sta cercando di fare un po' di pol freddo. Vincenzo Nibali adesso si sta appunto
muovendo, anche perché dobbiamo ricordare che in cima al Mortirolo c'erano 8 gradi, stava piovendo, dunque pensate in che condizioni poi hanno affrontato la discesa ai corridori. Nuova coppia all'inseguimento dei tre di testa, Alexander Vinokurov e David Arroyo, la maglia rosa che non vuol fermarsi qua, vuole andare avanti, vuole continuare il suo inseguimento. Andiamo da Paolo Savoldetti. Sì, Arroyo e Vinokurov avranno 10-12 secondi su Sastre e un atleta, un altro atleta, e subito dietro cade Levas che sta recuperando. Penso che questi si devono riprendere in fondo tutti insieme, a voi. L'altro atleta che insieme a Sastre, lo vediamo adesso inquadrato, è Gadri. Qui ci si gioca il Giro d'Italia, Basso deve cercare di non farsi riprendere da Arroyo, non dimentichiamoci che c'è ancora una salita e dura per arrivare sul traguardo della Aprica, ed eccolo qua cade Levans che sta per riprendere, ormai li vede soltanto pochi metri da recuperare su Sastre e Gadre. Andrea De Luca, vai! Sì, siamo proprio dietro cade Levans che ha recuperato praticamente su Sastre e Gadre, ma vede anche la maglia rosa e Vinokurov, perché adesso hanno affrontato un tornante e proprio si è voltato cade Levans a controllare la situazione, ha visto la maglia rosa che era una quarantina di metri davanti a lui. Il nostro video si fa in tre per seguire tutte le varie fasi della corsa. In alto a sinistra la testa della corsa con Basso, Nibali e Scarponi, alla destra in alto la coppia all'inseguimento Arroyo e Vinokurov, sotto Sastre, Gadre e Evans. Per fortuna dei primi tre la strada si sta asciugando, anche ormai la discesa è terminata, il ritardo della maglia rosa in questo momento 45 secondi, ha guadagnato altri 15 secondi Arroyo. Sono 20 chilometri che mancano alla conclusione, ci sarà un'altra salita da affrontare prima del traguardo di Aprica, la salita appunto che porta verso l'Aprica transitando non dalla statale come è sempre stato fatto nelle altre edizioni, ma da una strada secondaria che passa da Cortano Golgi, e c'è uno strappo davvero molto molto duro. È terminata la discesa per i tre al comando, adesso la discesa sì, prosegue, sono già sulla statale che porta verso il Tonale e adesso discesa più facile verso Edolo. 20 km alla traguardo, hanno già passato lo striscione che indica i meno 20, i tre di testa, Ivan Basso si è voltato come a chiedere con gli occhi, basta uno sguardo, l'aiuto di Michele Scarponi, perché adesso anche Michele Scarponi deve fare il suo. Vediamo adesso Vinokurov, qui siamo al bivio della statale della Tonale. Anche per Arroyo e Vinokurov sta per terminare la discesa, sono rientrati adesso sulla statale, transitano anche loro ai meno 20, 38 secondi, qualcosina ha limato ancora Arroyo. Fine discesa anche per Sastre, Gadre e Evans, il loro ritardo di 52 secondi per Sastre, Gadre e Evans, dunque potrebbero davvero raggrupparsi come diceva Savoldelli. E adesso devono andare a tutta, rivediamo questa curva con cade Evans. A tutta adesso devono andare Ivan Basso, Scarponi, Vincenzo Nibali, vedete il gesto del gomito per dire giriamo a tutta. Qui si giocano il Giro d'Italia. Ha guardato ancora ed era uno sguardo quasi minaccioso quello di Ivan Basso rivolto a Michele Scarponi. Beh, adesso devono darsi cambi regolari questi tre davanti proprio per cercare di mantenere questo vantaggio verso la salita che porta ad Aprica. Paolo Savoldelli. Evans e Sastre riescono a vedere in questo momento Vinokurov e Arroyo. Penso che ci sia una decina di secondi di svantaggio. Arroyo, l'ultime curve, ha dovuto aspettare Vinokurov perché perdeva la scia. A voi. 11 secondi il ritardo del terzetto con Sastre, Gadre e Evans rispetto alla coppia con Arroyo e Vinokurov. E qui adesso i tre potrebbero tornare a guadagnare se tirerà anche Michele Scarponi, naturalmente tirerà tutta Nibali così come tirerà tutta Basso. Devono mantenere le energie sufficienti poi per affrontare gli ultimi 15 km in salita. C'ha ancora addosso la mantellina Gadre, adesso cerca anche lui per quanto possibile di riscaldarsi, avete visto come muoveva le gambe Gadre, mentre Arroyo si volta per controllare la situazione dei tre uomini che sono alle sue spalle, lui è in coppia con Vinokurov, qua ci si gioca il Giro d'Italia. Ultimi due tornanti in discesa. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, abbiamo appena assistito all'affiancamento dell'ammiraglia della Castepagna con quella della BMC, che è la squadra di Cade Evans,
i due si sono scambiati i direttori sportivi segni di assenso, adesso bisogna vedere se si aiuteranno veramente Arroyo e Cadel Evans in questo tentativo di recupero. 40 secondi, 43, vedete che adesso sta leggermente aumentando, dovrebbe aumentare perché guardate la grinta di Van Basso in questa discesa, questo rettilineo che porta verso Edolo. I Van Basso, Scarponi e Nibali dietro parlottano Vinokurov e Arroyo. Avete visto i gesti di Vinokurov, sembrava piuttosto seccato, anzi era molto seccato Arroyo. Probabilmente gli ha detto cosa vuoi che tiri, poi dopo c'è la salita, io dove vado? E dunque Arroyo non ha aspettato ulteriormente, non ha aspettato il cambio, si è messo lui davanti. E come vedete il vantaggio adesso torna ad aumentare, qui hanno perso almeno una decina di secondi, probabilmente gli dice guarda che dietro ci riprendono, possiamo farcela noi ad andare a riprendere quelli davanti. Ma davanti c'è la salita. Parla un po' tutte le lingue, Vinokurov, però davvero in certi casi basta una mano per parlare tutte le lingue. Lingua dei gesti. Internazionale, bravissimi, proprio qui vedete, è qui fondamentale il lavoro di Vincenzo Nibali, può dare la possibilità appunto di guadagnare secondi, di recuperare quando si sta alla ruota, e adesso siamo praticamente ad Edolo ed è lì che comincia la salita, l'ultima di quest'oggi. Quella discussione che rischiava di trasformarsi, anzi si è trasformata in un battibecco tra Arroyo e Vinokurov, forse è costata loro una decina di secondi. Grande spettacolo di pubblico, non solo sulla salita, non solo al Gran Premio della Montagna della Mortirolo, ma anche qua ad Edolo. Bisogna mangiare zuccheri, gel, mancano ancora 15 km, ancora circa tre quarti d'ora, forse qualcosa meno di corsa. E non sono 15 km come adesso in pianura o in leggera discesa, perché la strada tornerà a salire ed è uno strappo davvero duro, quello di Cortano Golgi. Ancora adesso qualche chilometro facile, pianeggiante, leggera discesa e poi lo strappo. Considerazioni, valutazioni, commenti dal palco del processo alla tappa con Silvio Martinello e Beppe Conti, 15 all'arrivo intanto. Sì, prima di arrivare nella fase finale, devo dire che per la prima volta personalmente ho assistito a un Mortirolo più spettacolare in discesa che in salita. Veramente Arroyo ha fatto delle cose straordinarie, cose altrettanto straordinarie hanno fatto Ivan Basso, Nibali e Scarponi in salita, ma la sfida è ancora molto aperta. Io posso aggiungere che conta molto, è contato molto la lucidità. Arroyo è stato intelligentissimo nel gestirsi, si è staccato subito, in discesa era il più lucido di tutti, non il più forte, il più lucido, e questo ha fatto la differenza. Adesso conteranno molto anche i giochi d'alleanza, pensando che magari Sastre e gli altri torneranno sotto. Vediamo ai meno 15, il ritardo di Vinokurov e Arroyo, 39 secondi. Ancora pochi chilometri facili e poi quel muro, quello strappo di 2 km con delle pendenze che arrivano al 15%. 48 secondi invece il ritardo del gruppettino con Gadré, Sastre e Evans. Andiamo da Paolo Savoldelli. 7-8 secondi dividono Arroyo, Vinokurov da Sastre e Evans, ma Vinokurov e Arroyo non hanno nessuna intenzione di farsi riprendere e di andare insieme, perché tra poco inizia lo strappo e non cambia molto essere in 2 o in 5. A voi. L'abbiamo visto in grafica com'è la situazione adesso anche dal punto di vista cronometrico. 39 secondi di ritardo ai meno 15 per Vinokurov e Arroyo, 48 per Gadré, Sastre e Evans. Con le immagini siamo tornati sui tre al comando: Vincenzo, Nibali, Basso e Scarponi. Ci sono anche dei dossi che servono per rallentare il traffico quotidianamente, beh certo non aiutano quando si è in bicicletta. Abbiamo visto il salto che ha dovuto fare Arroyo. 13 chilometri alla conclusione, comincia tra pochi istanti la salita, l'ultima salita. Rifornimento al volo per David Arroyo, dietro Gadré, Sastre e Evans, ormai li vedano Arroyo e Vinokurov. 36 secondi, hanno limato qualcosina ancora gli inseguitori rispetto a Basso, Nibali e Scarponi. Anche Neri Marcore sul traguardo dell'Aprica
aveva accettato il nostro invito per seguire da casa sua una tappa del Giro d'Italia, poi evidentemente la tentazione è stata troppo forte ed è venuto di persona a seguire una delle tappe più belle. Andiamo da Paolo Savoldelli. 6 secondi dividono adesso i due gruppettini, ormai penso che tra 300-400 metri li prendano. Arroyo è deciso, è Vinocchio che probabilmente adesso sta tirando un po' i remi in barca. A voi. Sta tirando i remi in barca, diceva Paolo Savoldelli a proposito di Vinokurov, che in effetti da quando è stato raggiunto non è che abbia dato una grande mano ad Arroyo. Ha dato un paio di tirate, adesso sta cercando di bere, ha chiesto anche l'intervento dell'ammiraglia. Arroyo aveva trovato alleati sparsi in salita, poi in discesa possiamo dire che gli è mancato l'alleato forse più importante, cioè Alexander Vinokurov, senza dimenticare però che ci ha pensato da solo in prima persona a fare qualcosa di straordinario proprio in discesa, mentre per basso Nibali e Scarponi ha cominciato lo strappo. Eccolo, questo è il tratto più duro della salita che porta all'Aprica, sono 2 chilometri con le pendenze che arrivano al 15%. Si passa da Santicolo, da Cortano Golgi, il paese natale del primo premio Nobel italiano Camillo Golgi, che lo ottenne nel 1906 insieme a Giosuè Carducci, premio Nobel per la medicina. E qua siamo a seguire la TV con una famiglia particolare, la famiglia Basso, papà Basso, abbiamo visto anche Eddie Mazzoleni, marito di Elisa. Eccolo qua papà. 41 secondi il vantaggio per Basso, Nibali e Scarponi. Ecco qui adesso la pedalata un po' più dura di Van Basso. Si è ricompattato il gruppetto alle spalle dei tre di testa, dunque Arroyo, Sastre, Evans, Gadre e Vinokurov. Questi 5 uomini sono all'inseguimento dei tre al comando. È tornato in avanti Ivan Basso, lo sa che questa può essere una tappa decisiva del Giro d'Italia, del suo Giro d'Italia. Sta guadagnando qualcosa in questo tratto duro della salita, vedete 47 secondi in questo momento. Un occhio alla classifica generale, ricordiamo il ritardo di Basso, ricordiamolo ancora il suo ritardo rispetto a Davide Arroyo, 2 minuti e 27, non va dimenticato il fattore Abbuoni, 20, 12, 8 i secondi per i tre Abbuoni, per i primi tre. Qui dovrebbero guadagnare i primi tre, hanno dimostrato di essere i più forti sulla Mortirolo, potrebbero esserlo anche su questa salita. Eccola qua in grafica la classifica generale del Giro d'Italia, quella con la quale siamo partiti stamani da Brescia, e domani la tappa del Tonale con il Gavia. Durante il processo alla tappa avremo anche le immagini di oggi, di com'è la situazione oggi in cima al Gavia. Andiamo da Andrea De Luca. Ci siamo fermati ai piedi della salita di Corteno Golgi per vedere chi ci fosse dietro il gruppetto Maglia Rosa. Siamo fermi da più di 2 minuti e ancora non è comparso nessuno. Grazie Andrea. Dunque la discesa che ha detto le cose più importanti, la discesa del Mortirolo anziché la salita. Davide, Arroyo è scollinato con quasi 2 minuti ed è riuscito ad arrivare a 40 secondi, ha guadagnato 1 minuto e 20. Sapevamo delle difficoltà di Van Basso, l'asfalto bagnato non lo ha aiutato, anzi lo ha ulteriormente penalizzato. Ha vissuto dei momenti di crisi davvero forti in salita Cadel Evans, anche lui poi però ha fatto una ottima discesa. Sì, si è ripreso anche lui molto molto bene. 45 secondi adesso il vantaggio dei tre davanti rispetto a questo plotoncino con la maglia rosa di Arroyo. Andiamo da Andrea De Luca. Sì, finalmente sono arrivati altri corridori a 2 minuti e 40 dal gruppetto maglia rosa, il gruppo composto da Pinotti, Kiserlowski, Samuolau, Ricci Porta e poi tre corridori della Rabobank che sono Kruijswijk, Ardila e anche Mojema. Pioggia e freddo in cima al Mortirolo, adesso per fortuna non piove più, asfalto asciutto ed è una festa vera
come sempre quando il giro approda alla Aprica, sempre nella tappa del Mortirolo. Ancora circa 1000 metri di salita impegnativa, poi la strada diventa più dolce, c'è anche un leggero breve tratto in discesa, ma qui come vedete le pendenze arrivano al 15%, è il tratto più duro e sta tirando alla grande adesso Ivan Bass, perché vedete proprio in questa fase in salita il vantaggio dei tre davanti è tornato ad aumentare, siamo di nuovo vicini al minuto ed è Nibali che si è portato al comando. Davvero straordinaria l'azione di Nibali, adesso ha messo il lungo rapporto Vincenzo Nibali alla sua ruota, Basso e poi Michele Scarponi, c'è ancora la tirata di Nibali, splendido il siciliano. Vedete che appena la salita è diventata dolce ha subito messo il lungo rapporto, si è alzato sui pedali ed ha aumentato la velocità, adesso Scarponi a 2-3 metri, adesso stanno andando davvero forte. Ha dato un cambio di ritmo impressionante davvero Vincenzo Nibali quando si è portato al comando nell'ultimo strappetto in salita, ma soprattutto come dicevi Davide, quando la strada appena è spianata. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ma sempre Ivan Basso dall'inizio del Mortirolo, sempre lui davanti, gli altri lo affiancano, ma sta facendo una corsa incredibile oggi. Michele Scarponi secondo me vuole vincere la tappa, se non troveranno un accordo lui resterà sulle ruote, a voi. E difatti rimane a ruota, cercherà naturalmente di vincere la tappa, qui Basso vuol vincere il giro, Nibali dovrà dare una mano a Basso e Scarponi cerca di sfruttare l'occasione. Sicuramente si può dire a questo punto che Michele Scarponi vuole vincere la tappa, perché in pratica non ha tirato mai né nella salita del Mortirolo, dove comunque è difficile anche tenere il ritmo quando è andato davanti, era difficile tenere il ritmo quando davanti c'era Ivan Basso, ma ha dato davvero pochi cambi anche nel tratto in pianura da Edolo fino a quest'ultimo strappo di Cortano Golgi. Dietro con Arroyo, Evans, Gadré, Vinokurov e Sastre. Sempre inferiore di poco, ma inferiore al minuto il loro ritardo rispetto a Basso, Nibali e Scarponi. Adesso si porta al comando Vinokurov. Mentre qui vedete che Basso va a cercare l'aiuto di Vincenzo Nibali che sta facendo una grande tappa quella di Davide Arroyo, perché ricordiamo anche Davide i passaggi alla Mortirolo per far capire a chi magari si fosse messo soltanto adesso all'ascolto cosa ha fatto Arroyo in discesa, perché alla GPM della Mortirolo Basso, Nibali e Scarponi erano passati con un vantaggio di 55 secondi rispetto a Vinokurov, 1.26 su Sastre e Gadré, e il ritardo di Arroyo era di 1 minuto e 42 secondi, dunque in discesa praticamente Arroyo ha recuperato ai tre di testa un minuto. Sì, è andato molto forte, adesso il vantaggio in questo momento è salito sopra al minuto. È terminato il tratto più duro, c'è questo tratto pianeggiante, anche Scarponi sta dando man forte all'azione dei due uomini Liquigas Doimo. Eccoci qua con la testa della corsa, siamo a 10 km dalla conclusione, qua potremo avere un ulteriore rilevamento cronometrico, anche se ce l'abbiamo sempre costante grazie al collegamento satellitare con il GPS, però qui possiamo essere ancora più precisi, ancora più sicuri per quanto riguarda il vantaggio che hanno i tre davanti rispetto a questo quintetto con tutti gli altri uomini di classifica. Vinokurov adesso ha tutto in questo strappetto, è terminato il primo tratto leggero, breve tratto in discesa, si porta di nuovo al comando Arroyo, meno di 10 km la conclusione, ai meno 7 la corsa rientrerà sulla statale abituale, quella affrontata in tutti i giri d'Italia precedenti. Spiana un po' adesso la strada dopo Santicolo arrivando a Cortano Golgi con uno scatto, c'è stato comunque un allungo da parte di Arroyo, siamo vicini al minuto, vediamo al minuto di ritardo, vediamo adesso al passaggio ai meno 10 se avranno guadagnato qualcosa davanti, intanto siamo sopra, oltre il minuto 1.06 il ritardo di questi 5 rispetto ai tre uomini al comando.
a tutta Michele Scarponi in questo tratto in discesa, Corteno Golgi. È un momento importante questo della tappa, non ci sono soltanto le salite e le discese, ma anche nei tratti in falso piano è lì veramente che si può incrementare. Ed è quello che stanno cercando di fare i primi tre. Sicuramente c'è maggior accordo davanti Davide di quanto stia succedendo dietro, no? Perché in pratica sta facendo tutto da solo o quasi Arroyo. Sì, prima abbiamo visto Vinokurov, sta cercando di tirare anche Cadel Evans, vedete che sta cercando collaborazione. Sì, cerca collaborazione Davide Arroyo, si volta continuamente, lì addirittura si è rialzato proprio come a dire a Evans, insomma, datemi una mano per ridurre il gap da questi tre davanti, 1:15, la smorfia, ancora una volta il volto di Ivan Basso, e questo è il momento in cui Arroyo si arrabbia un po' con gli altri quattro. E qui la velocità cala ed è per questo che adesso il vantaggio è di 1:15. Davanti invece non c'è mai stato un attimo di cedimento. Andiamo da Andrea De Luca. Siamo dietro il gruppo Maglia Rosa, lo sottolineavate voi. Arroyo sta facendo un gran lavoro, l'unico che gli dà una mano è Cadel Evans. Vinokurov ha fatto una grande accelerazione a un certo punto, ma un minuto fa si è quasi rialzato, ha chiamato l'ammiraglia, infatti adesso l'ammiraglia con pilotata da Schaefer, che tra l'altro urta adesso la macchina della Caisse d'Epargne, sta andando a fargli assistenza. Adesso vi dirò poi quale tipo di assistenza gli fornirà. A voi la linea. È salito a 1:18 il vantaggio di Basso, Nibali e Scarponi, mancano 8 km poco più alla traguardo della Pica. Per noi una brevissima pausa. Sì, c'è ancora chi la guida col cappello. Una giornata per Ivan Basso con un pensiero fisso, costante in testa, un pensiero colorato di rosa. Sembrava una corsa chiusa in vetta alla Mortirolo e invece Davide Arroyo è stato bravissimo a riaprirla. 1:23 è comunque un vantaggio importantissimo quello di Basso, che in classifica generale, ricordiamolo ancora, 2:27 dallo spagnolo. Mancano ancora 7 km 900 metri, quasi tutti in salita. Adesso rientreranno sulla statale che porta la Prica. I primi 2 km sono facili, ma gli ultimi 4 km ancora in salita, con pendenze che vanno dal 5 al 7%. Torniamo in corsa da Paolo Savoldelli, facciamo un passo indietro Paolo, un passo bello lungo, torniamo alla 99. Ricordi personali per te? Ma sì, sembra un po' il 99, ci sono tre atleti davanti, anche quell'anno quando io, dopo il più brutto giorno per il ciclismo, la squalifica di Pantani, mi trovai in maglia rosa, che non indossai per il suo rispetto, davanti ci furono tre atleti all'attacco, Simoni, Eras e Gotti, e io mi sono trovato in maglia rosa dietro, virtuale, mi sono staccato, ho perso troppo sul Mortirolo e sono naufragato. Sono riuscito a salvare il secondo posto su Simoni per un secondo. È una situazione simile, Arroyo, se non riesce a trovare l'accordo con qualcuno rischia tanto. A voi. E adesso potrebbe perdere altri 30-40 secondi, perché davanti, come era previsto tra l'altro, stanno andando forte, erano stati più forti in salita sul Mortirolo e lo sono anche adesso in quest'ultimo tratto. Siamo tornati sulla statale, sulla strada che è stata affrontata in passato abitualmente negli arrivi di tappa di Aprica. Continua ad arrabbiarsi, sempre più nervoso Davide Arroyo, che chiede ma non ottiene collaborazione dagli altri uomini che fanno parte del suo gruppetto, da Sastre, da Evans, da Gadré. Andiamo da Andrea De Luca. Nei giorni scorsi avevamo parlato molto dell'alleanza tra spagnoli, Cas d'Epargne e Cervelo. Io sto seguendo il gruppo Maglia Rosa da ormai tutti i chilometri, da Monno praticamente fino adesso, e Sastre non ha mai tirato un metro. L'unico, ripeto, è Cadel Evans. Secondo me non ce la fa, rimane in coda, adesso vanno decisamente più piano dietro, non c'è accordo, sì. Anche perché qui la benzina comincia a... La spia si accende. Si è accesa la spia della riserva, non si è accesa la spia della riserva di questi tre. Anche Michele Scarponi adesso a tutta, ed è molto importante il contributo di Scarponi in questo tratto dove vanno ai 40 all'ora, anche di più. Sì, è importantissimo adesso quello che potrà fare, quello che riuscirà a fare Michele Scarponi, che non aveva dato cambi finora, ma sta entrando in scena anche lui in quello che potrebbe essere il momento decisivo, perché tenete sempre d'occhio il dato in alto
a sinistra ci sono i chilometri, i numeri che vanno decrescendo, ma ci sono anche a destra altre cifre, sono quelle del vantaggio, invece è una cifra che va ad aumentare. Paolo Savoldelli, a te. Sì, adesso ci troviamo su un tratto di strada al 2-3% e stanno viaggiando a 35-36 all'ora. Stanno andando veramente forte, praticamente vanno come quando la volta precedente tirava la liquida, sa voi? 2 minuti e 27 è il ritardo di Basso in classifica generale da Arroyo e non dimentichiamoci che ci sono gli abbuoni, 20, 12 e 8, ai primi tre. In pratica in metri i tre davanti hanno un vantaggio di 1 km e 100 metri rispetto al gruppettino, al quintetto con Arroyo, 1,44 in pratica in questo tratto in pianura e con lo strappo di Cortano Golgi, Arroyo si è mangiato tutto quello che aveva guadagnato in discesa. Sta andando davvero forte adesso Basso, vedete si è voltato per controllare che alla ruota ci fosse Nibali, qui nel 2006, un po' più avanti, staccò Gilberto Simoni e andò a vincere la tappa. 5 km e mezzo, qualcosa in meno alla conclusione, considerando come si stanno mettendo le cose, come stanno andando questi tre davanti, beh 5 km possono essere davvero tanti. Sta rischiando la maglia rosa Arroyo, adesso stanno tirando anche gli altri in questo tratto di falso piano. Sicuramente l'ammiraglia della Liquigas Doimo arrivano con l'auricolare, le urla, gli incitamenti a Nibali e a Basso soprattutto, che è stato quasi sempre davanti. Io credo che abbia tenuto proprio quel filo di riserva per dare tutto proprio in quest'ultima salita. Ormai siamo ai meno 5. Meno 5 alla conclusione, 20, 12, 8 gli abbuoni in secondi per il primo, il secondo e il terzo. Un'analisi per una eventuale volata tra questi tre, Silvia Martinello. Io sul discorso degli abbuoni che ci dobbiamo concentrare ora, perché sono, c'è la curiosità di capire come la Liquigas Doimo gestirà questa situazione, perché sulla carta Ivan Basso è il più lento dei tre, è anche quello che ha dato maggior impulso finora all'azione, naturalmente perché è interessato da questa situazione che si sta creando. Scarponi è senza dubbio il più veloce, credo che Nibali dovrebbe lasciare il secondo posto a questo punto a Ivan Basso per consentirgli di guadagnare 4 secondi in più, a meno che anche Scarponi non abbia dato tutto in questo contributo che ha dato anche lui a questo tentativo di fuga. Considerando il terzo posto di Basso, a questo punto è a 30 secondi dalla maglia rosa. Se dovesse appunto chiudere al terzo posto guadagnando soltanto, si fa per dire, 8 secondi. È tornato adesso davanti Arroyo, lo sa perché le segnalazioni con l'auricolare arrivano anche a lui, lo sa che è a forte rischio la sua maglia rosa. Per la cronaca, Ricci porta la maglia bianca in classifica terzo a 2.44, è a 4 minuti di ritardo dal terzetto. Dunque esce dalle prime posizioni della classifica anche Ricci porta. Andiamo da Paolo Savoldelli. Ivan Basso è ancora più forte dei tre, logicamente pensando alla maglia rosa quando passa davanti tende a strappare un po', Scarponi ha dovuto saltare due cambi, anche Nibali era in leggera difficoltà, a voi. E adesso qui la salita torna un po' più impegnativa e così sarà fino agli ultimi 800 metri. Sastre, adesso c'è l'allungo di Carlo Sastre in testa al gruppettino dei più immediati inseguitori. A 6 minuti e 30 Cioni e Damiano Cunego. Passivo pesante dunque, quello rimediato oggi nella tappa del Mortirolo dalla Veronese, dalla Napoli Farnese, da Damiano Cunego. Attenzione, hanno perso tanto in questo tratto di salita. Siamo oltre i due minuti, siamo oltre i due minuti. Continua a scorrere il cronometro, 2 minuti e 15 di più al passaggio ai meno 5 km, a fortissimo rischio la maglia rosa di Arroyo, 2.18, mettiamo pure 8 secondi di abbuono per Basso, si va a 2.26, a un secondo dalla maglia rosa virtuale ora. Sta vedendo la maglia rosa Ivan Basso e sicuramente lo sa perché il direttore sportivo lo avrà sicuramente avvisato per dargli quel pizzico di forza in più per andare a riprendersi una rosa che ha lasciato 4 anni fa. Andiamo da Andrea De Luca dietro il gruppo maglia rosa.
molta più collaborazione nell'ultimo periodo, ma questa collaborazione, come avete rilevato voi cronometro alla mano, non sta dando frutti, perché la netta sensazione visiva è che quando gli altri danno il cambio ad Arroyo non imprimono nessun tipo di accelerazione, anzi sembra che sia una decelerazione. La sensazione è che abbiano speso tutto sulla salita del Mortirolo e più di così non vadano. Penso proprio che sia questo il motivo, come dicevo prima, secondo me Ivan non ha dato tutto sul Mortirolo per essere più forte proprio su questa salita, ed è su questa salita che sta facendo la differenza e sta andando a prendere la maglia rosa. Sta andando a prendersi la maglia rosa Ivan Basso, 2:24, ormai anche senza buoni gli mancano soltanto 2 secondi per riagguantare in classifica generale Davide Arroyo. Paolo Savoldelli, a te. Sì, Ivan Basso è veramente più forte, tira 3 volte quello che tirano gli altri, un 4-500 metri, e rilancia l'andatura e vedo sofferenti sia Scarponi che Nibali. Maglia già rosa virtuale adesso. Sono già 15 chilometri che... Vai Paolo, vai! Sì, sono già 15 chilometri che Stefano Zanatta continua a parlare continuamente alla radio. Gli dà i tempi, li incita, e sicuramente è un momento difficile perché qua ci si gioca il giro. A voi! Può perdere altri 20 secondi, forse anche qualcosa in più. Sta andando davvero come una moto, non solo Ivan Basso ma anche Scarponi. Nonostante ci siano 2 corridori della stessa squadra, Scarponi sta collaborando, anche lui potrebbe entrare tra i primi 5 della classifica, e non è finita perché domani c'è un altro tappone. Eh sì, l'obiettivo di Michele Scarponi è quello di arrivare sul podio a questo Giro d'Italia, e certo oggi per lui una tappa è importante perché potrebbe fare davvero un salto in avanti in classifica enorme. Ha chiesto disposizioni all'ammiraglia Vincenzo Nibali, poi è andato a parlare con Scarponi. 2:38 intanto il vantaggio di questi tre. Impressionante quando va davanti Ivan, la velocità aumenta almeno di 2-3 km all'ora. Adesso vedete, la strada diventa più facile ed è proprio qui che Ivan sta cercando di dare tutto. Meno di 2,5 km al traguardo, 2,3 km per l'esattezza. Con le immagini siamo tornati dietro con Davide Arroyo, un nervosissimo Davide Arroyo, perché sa, gli è stato comunicato, lo sente, che la maglia rosa gliela sta sfilando Ivan Basso. 2:40 il vantaggio di Basso, Nibali e Scarponi. Vedremo come se la giocheranno. Vedete che Nibali ha parlato con Ivan Basso, anche adesso probabilmente Basso gli ha suggerito qualcosa. Continua a salire un secondo dietro l'altro come un mattoncino che viene aggiunto per costruire questo muro, questa scala che porta verso la maglia rosa. Abbiamo visto anche in alcune occasioni Michele Scarponi tirare a tutta, chissà, potrebbero avere chiesto a Michele Scarponi collaborazione in cambio della vittoria di tappa. Anche perché a questo punto gli abbuoni servono, ma relativamente, perché la maglia rosa in ogni caso se la sta conquistando anche senza buoni Ivan Basso. Non si può tergiversare, è una questione di secondi, anche se come vedete adesso il vantaggio è lievitato a 2:43. Le alleanze che si potevano presumere trovate per strada da Davide Arroyo nel momento decisivo della corsa non ci sono state, non ha trovato aiuti, non ha trovato alleati lo spagnolo della Casse de Parna, che anche adesso sta cercando di difendersi, di limitare i danni da solo. Andrea De Luca, vai! Arroyo davanti, Sastre l'unico che gli dà cambi, Evans sembra che abbia finito la benzina così come Vinocuro. Hanno dato tutto sulla Mortirolo e adesso non ne hanno più. Si è gestito meglio Arroyo e come vedete è quello più brillante. Non ne hanno più dietro, ne hanno e come invece davanti, perché lo vedete il vantaggio di Basso, Nibali e Scarponi sta continuando ad aumentare. Adesso siamo vicini ai 3 minuti, 2:50 per la precisione, sono ormai in vista dell'ultimo chilometro, Basso, Nibali e Scarponi. E qui adesso la salita diventa più facile, c'è questo stradone, questo lungo rettilineo che porta al traguardo della Prica, che porta Ivan Basso in maglia rosa. Siamo con le telecamere fisse, il terzetto che ha fatto la differenza, che ha riscritto la storia di questo Giro d'Italia. Ultimo chilometro per Basso, Scarponi e Nibali. Basso farà la volata, vedete che Nibali sta tirando a tutta, quindi potrebbe esserci una volata Scarponi-Basso.
C'è sempre Nibali in prima posizione alla sua ruota, Michele Scarponi in terza posizione, Ivan Basso, siamo a 800 metri dal traguardo, una tappa straordinaria con una delle salite simbolo della, nella storia del Giro d'Italia, il Morbidolo, ma la differenza c'è stata in discesa e poi soprattutto nell'ultimo tratto, mai ma proprio mai un attimo di cedimento, una neppure una brevissima pausa per Basso, Scarponi e Nibali. Potrebbe adesso Scarponi sfruttare, come vedete, l'opportunità. Nibali ha tirato, si è messo a ruota, speriamo per lui che abbia qualche energia in grado di fare la volata. Basso naturalmente sta tirando a tutta per guadagnare più secondi possibili, sta tirando a tutta per guadagnare più secondi possibili al di là di quelli che potrà prendere con gli abbuoni. È quasi sempre stato al comando Ivan Basso, si è fatto scortare, proteggere potremmo dire, da Nibali nella discesa del Mortirolo, ma poi il lavoro, il grandissimo lavoro lo ha fatto da solo, in prima persona, da capitano vero, da uomo che sapeva che sul Mortirolo avrebbe potuto conquistare la maglia rosa. E Scarponi va a vincere la tappa, era nelle previsioni, lo pensavo, ha tirato a Scarponi la tappa, la voleva una tappa a Michele Scarponi ed è quella del Mortirolo, la sua vittoria. La maglia rosa invece è per Ivan Basso, alla Prica cambia di nuovo il leader del Giro d'Italia, nuova maglia rosa, è Ivan Basso, terza posizione per Nibali. E adesso andiamo a controllare il cronometro per vedere il ritardo del gruppetto di Arroyo con binocolo Vassastre, Evans e Gadré sono a 1500 metri dalla conclusione, 2.27 il ritardo in classifica stamani per Ivan Basso rispetto a David Arroyo, conquista anche 12 secondi di abbuono, il varesino che dunque torna a riprendersi la maglia rosa. La vittoria di Scarponi, cercata, voluta, la conferma di Basso che va a prendere la maglia rosa, la supremazia della Liquigas in un Giro d'Italia, è importante l'individuo, è importante il campione, ma come avete visto oggi non solo, anche la squadra è determinante. Un successo ottenuto dalla formazione di Amadio e Zanatta con un grande, grandissimo lavoro di squadra finalizzato poi dal campione, finalizzato da Ivan Basso. Stanno per arrivare sul traguardo invece i corridori con Arroyo, 1.20 per ora il ritardo. Siamo all'ultimo chilometro. Ultimo chilometro anche per David Arroyo che entra sul rettilineo della Prica. All'ultimo chilometro il ritardo era di 3 minuti. Vediamo adesso, siamo intanto vicini ai 2 minuti, l'ultimo sprint e probabilmente da domani per le ultime due giornate del Giro d'Italia dovrà tornare a cambiare bicicletta David Arroyo, questa macchia rosa spagnola non la vedremo più domani sulle strade del Giro d'Italia perché il rosa si ripartirà domani in rosa, ci sarà Ivan Basso. È stato comunque bravo, bravissimo, si è gestito, è riuscito a recuperare in discesa, ma nell'ultima salita non ha potuto far altro che perdere nei confronti di atleti che in salita sono stati più forti di lui. La conferma arriva adesso perché ci sono anche i 12 secondi di abbuono per Ivan Basso, dunque deve dire arrivederci, addio anzi alla maglia rosa, Arroyo, Ivan Basso è lui il nuovo leader della classifica generale. Evans nel gruppetto della maglia rosa che va adesso, che sta per andare a tagliare il traguardo, 2 minuti e 50 per ora il ritardo di questi 5. La volata è stata lanciata, ma è una volata che non serve per gli abbuoni, serve per il quarto posto. 3 minuti all'ultimo chilometro, qualcosina hanno perso ancora, 3.05 il ritardo di binocolo, ma c'è un altro buco che si è creato, dunque dovrebbe essere superiore il ritardo di Arroyo. E andiamo subito da Piacente che è con Scarponi. Col grande Michele Scarponi, la vittoria che cercavi e che volevi dall'inizio è arrivata. Sì, è una grandissima tappa, sono veramente contento. Siamo riusciti ad andare via sul Mortirolo, più che altro sono riuscito a rimanere agganciato al ritmo
che ha fatto Ivan, poi abbiamo dato l'accordo qua per arrivare all'arrivo tutti insieme e io sono riuscito a spuntarla. Complimenti Michele, grazie, complimenti. A voi la linea. Corsi e ricorsi storici, no Davide? Hanno anche questi la loro importanza. Il 28 maggio del 2006 Basso vinse il suo Giro d'Italia, il 28 maggio 2010 Basso riconquista la maglia rosa. Quattro anni dopo, si rimette addosso, si rimette sulle spalle quella che è la maglia più ambita, la più prestigiosa, la maglia rosa. Ivan Basso. Finisce qua la Aprica, il sogno rosa di David Arroyo, una giornata molto difficile anche per Evans. E Nibali sale al terzo posto della generale, quarto Michele Scarponi. Ci sono 19 secondi in classifica generale tra Nibali e Scarponi, dunque adesso Arroyo ha un ritardo di 51 secondi da Basso. La nuova classifica generale è questa, il varesino è in rosa, 51. Iserlowski con Mollema e con Pinotti, c'è anche Samoilau in questo gruppetto e anche Ardila. Dunque perde posizione in classifica Ricci Porte, maglia bianca del Giro d'Italia, e sembra emblematica, davvero, anzi è emblematica quella immagine di spalle, se ne va salutando David Arroyo con la sua maglia rosa, è stata sua fino a oggi. Guardate la soddisfazione di Kieserlowski, molto bravo anche lui. Eh sì, uno dei gioielli di casa Liquigas, guardate che bella questa immagine. La maglia rosa è di Ivan Basso, ma il merito è anche mio, sembra dire Kieserlowski. Di tutti, hanno tirato in pianura Vanotti, Botnar, Dall'Antonia, sta arrivando Cioni. Agnoli, hanno fatto un lavoro eccezionale, davvero splendida quella immagine che sicuramente avremo occasione di rivedere. Kieserlowski che taglia il traguardo mentre se ne va Arroyo con la sua maglia rosa. E qua rivediamo la volata, inquadratura dall'alto per vedere lo scatto, la volata senza storia, come potevamo anche prevedere, di Michele Scarponi, e rimane lì inchiodato in terza posizione, chissà con quanta fatica sarà restato lì Nibali per non andare a togliere 4 secondi di abbuono al suo capitano. Come succede sempre, Scarponi ha tirato, a lui la tappa, a Basso la maglia rosa. La tappa del Mortirolo ha riscritto dunque la storia del Giro d'Italia 2010, la soddisfazione di Basso, la gioia di Michele Scarponi che ancora non aveva centrato il suo obiettivo che era quello di vincere una tappa, ci è riuscito oggi in una delle frazioni più prestigiose, la frazione dell'Aprica, la frazione del Mortirolo. Abbiamo visto l'arrivo di tappa, questa la cosa più importante, la classifica generale. Ivan Basso in rosa, 51 secondi su Arroyo, 2.30 su Nibali, 2.49 su Michele Scarponi. E adesso tutti sul palco. Torniamo in diretta, per fortuna, dalla 20ª tappa. Vedete, questa è la testa della corsa. Johan Schopp.